È venuto in parte perché? Perché siamo andati a vedere, Enrico è partito a 4 km e 200 metri dal traguardo. Subito dopo è andato in testa a Sella, ha tirato per 30 secondi. Subito dopo Sella è andato al comando posto vivo e ha tirato per 2 minuti. Il vantaggio di Ricco a 1800 metri dal traguardo era di 35 secondi. Vuol dire che in questi 2 km e 400 metri Ricco ha guadagnato 14 secondi al chilometro sul gruppetto che in quel momento era tirato da Sella e posto vivo. Poi cos'è successo? La strada è diventata più facile, più pedalabile ed è partito Pellizzotti. Pellizzotti ha tirato per 4 minuti, per un chilometro. Andiamo da Fusco e poi guarderemo nel dettaglio il finale di ieri. Bene, volevo appunto... E potrebbe essere l'occasione per un attacco, ma tornando alla tappa di ieri vorrei dire qualcosa anch'io. Andrea, ieri secondo me ho visto dei segnali nettamente positivi, un Di Luca ritrovato, quindi un Di Luca sullo stesso piano dello scorso anno, ma il segnale positivo è stato quello di Riccardo Ricco. In questo inizio dell'anno io ho sempre detto, quando gli amici mi chiedevano chi sono i corridori giovani più forti per le gare a tappe, il dopo Simoni, il dopo Di Luca, il dopo Savoldelli, ho sempre detto Andy Schleck e Contador. Adesso aggiungo anche Riccardo Ricco, quindi Riccardo Ricco secondo me si è dimostrato in questo giro che può competere con questi corridori, per cui avremo per 10 anni un grande Riccardo Ricco competitivo per le gare a tappe. Prima di presentarvi gli altri due ospiti presenti nella tenda del processo, vedo che c'è movimento sulla testa della corsa in linea d'arrivo Bulbarelli. Sì, andiamo ad individuare questi corridori che hanno guadagnato un lieve margine sul gruppo con il 211 maglia gialla e grigia Yevgeny Petrov, in casa Rabobank Dmitry Kozonchuk è un russo, poi là davanti vedo anche un corridore della Silence Lotto, ecco recuperiamo con la nostra motocicletta, c'è Seldryers, questi è Seldryers il più giovane del giro, poi c'è De Greff della Silence Lotto, mi sembra di aver visto anche Perez Quapio, il corridore della CSF, eccolo qua Perez Quapio, e là davanti l'omino del caffè, José Ruano. Dunque sono queste le prime rampe verso il Passo Gavia, ci si avvicina alla località Santa Pollonia. Sì, adesso c'è questo tratto in salita, poi svolta a sinistra, breve discesa e poi di nuovo il Gavia, vedete il vantaggio. Scelli continua a voltarsi, Enrico Rossi lì. Molta fatica, non sembra in grado di reggere il passo, vedete questo giovane belga della Quick Step sta avanzando. E alle spalle di Seldryers, Kozonchuk, che era molto forte tra i dilettanti, un altro corridore russo. Il loro vantaggio, poco più di 20 secondi sul gruppo. Salita verso Santa Pollonia, prime rampe verso il Passo Gavia. Ve l'avevamo promesso, andiamo ad analizzare il finale della tappa di ieri. Le accuse di Ricco, vediamo fino a che punto sono fondate. Davide, a te la parola. Eccoci qua. Ricco parte a 4 km e 200 metri dal traguardo. Si porta davanti prima Sella, tira per 30 secondi. Poi Pozzo Vivo, tira per 2 minuti. In questo tratto Ricco riesce a guadagnare 14 secondi al chilometro. Infatti a 1800 metri dal traguardo il vantaggio di Riccardo Ricco nei confronti del gruppo Maglia Rosa è di 35 secondi. Viene ripreso Nibali, che era con Di Luca, e prosegue l'azione di Riccardo Ricco. Ad un certo punto... Qui sta tirando Sella. Sta tirando Sella. Poi ad un certo punto arriva Pellizzotti. Pellizzotti che si mette al comando e tirerà per ben 4 minuti, quasi un chilometro. In questi ultimi 1800 metri, Contador perderà da Riccardo Ricco solamente 2 secondi. E questo grazie al lavoro di Pellizzotti, che sta in testa fino a 900 metri dal traguardo, e poi passerà al comando... Vandenbroek. Vandenbroek tira per un minuto, tira fino a 500 metri dal traguardo, e qui è molto importante il lavoro che ha fatto prima Pellizzotti e Vandenbroek. Perché? Perché la salita è molto facile ed è per questo che Ricco non riesce a prendere la maglia rosa. Tutto mi sembra tranne che... Una... Che è sempre stato così. Se poi ci sono alleanze, questo... Allora se Ricco avesse detto a Sella stai fermo che io parto, se avessero avuto questo accordo avrebbe ragione a dire qualcosa,
ma siccome non credo che ci siano accordi, ognuno fa la sua corsa e basta. Ma allora perché Ricco ce l'avrebbe così tanto con Sella se fosse vera la versione di Moser? Ma Beppe, perché è un personaggio splendido che fa del bene al ciclismo. Io ho vissuto l'epoca d'oro di Francesco Moser e Beppe Saronni, eravamo tutti più giovani, ma ogni giorno ci accadevano ste cose, ogni giorno Moser e Saronni... Intanto c'è un attacco importante, ne continuiamo tra poco, ma prima linea ad Auro Bulbarelli. Sì, è uscito dal gruppo anche Alessandro Bertolini, vedete il corridore che ha vinto in questo Giro d'Italia la tappa di Cesena, va ad aggregarsi ai sei fuggitivi, quindi arriva anche Alessandro Bertolini, potrebbe essere una pedina importante per Gilberto Simoni, soprattutto nella seconda parte del Passo Gavia. 40 secondi il vantaggio dei sette sul gruppo. Ed il Gavia è già cominciato questa salita che misura 16 chilometri, la montagna più alta del Giro d'Italia. Non penso che ci siano attacchi da parte degli uomini di classifica, però ci potrebbero essere attacchi, come sta succedendo di altri, ed è per questo che la Stana sta tenendo sempre un'andatura molto molto elevata. Prova ad uscire un altro corridore dal plotone, si tratta di Geraint Thomas. Dopo l'impresa di ieri del suo compagno di squadra Cummings, ci prova anche Thomas, ma viene prontamente riassorbito. Continua Alberto Contador a tenere alto il ritmo e lo ordina ai propri compagni di squadra. Adesso mi sembra che sia calato il margine, sono in otto là davanti, è arrivato anche Bertolini e un uomo della Barlow World. A te Andrea. Sì, grazie, con Beppe Conti per parlare ancora di tradimenti e alleanze. Beh, dicevo che il bello del ciclismo è questo. Io ricordo l'epoca d'oro di con Francesco, quando c'era Moser e Saronni, che quasi ogni giorno proponevano dei teatrini di questo modo. Proprio Marianna Longa, bianca perché la neve è la sua compagna di viaggio, che, attenzione, intanto c'è un'azione. Andiamo adesso fra poco da Marianna Longa, ma prima Auro Bulbarelli. Terzo chilometro di salita del Passo Gavia, un allungo deciso, secco di Julio Alberto Perez Quapio, corridore trentenne messicano di Tlaxcala, non riesce a tenere il passo Bertolini, Alessandro Bertolini presto verrà riassorbito dal gruppo, eccolo lì, Perez Quapio tutto solo, rivediamo l'attacco, avrebbe voluto Petrov tenere la ruota del messicano, ma nulla ha potuto, è partito in maniera secca, decisa, Julio Alberto Perez Quapio. Scalatore puro, ha già vinto tre tappe al Giro, ma un po' di tempo fa qualche momento di difficoltà, però solitamente, soprattutto alla fine del Giro, riesce a dare il meglio di sé, perché non è che si alleni tantissimo, durante le prime tappe riesce a trovare quella condizione che gli permette in tappe come questa di tentare. Lui non è in classifica, ha tantissimo distacco ed ha una certa libertà. In questo momento sta salendo molto molto forte, però Ruano sta reagendo. Sono due scalatori fortissimi, Ruano e Perez Quapio. Vedete, il piccolo atleta del Venezuela cerca di riportarsi sotto, è lì a pochi metri, dunque sta per formarsi una coppia al comando. Anche il corridore della Quick Step, Sel Dryers, riesce ad agganciarsi e vediamo dietro se ci sarà una reazione. Anche Petro, qui la strada spiana leggermente, pendenze del 5%, non riesce a fare il vuoto Perez Quapio. Anche Cardenas, il corridore della Barlow World, il colombiano, vuole agganciare questo drappello di testa. A te Andrea. Veniva anche da sorridere in studio perché pensavamo che comunque Ricco e Sella si ritroveranno di fronte appena dopo il Giro d'Italia, perché il 4 giugno a Castelfranco Veneto c'è il circuito degli assi e saranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro. Ma torniamo a Marianna Longa, che abbiamo definito la dama bianca, lei che aveva scelto addirittura di abbandonare l'attività agonistica dopo che aveva messo alla luce Michele, che invece è tornato. È tornata per vedere questo spettacolo del ciclismo. Il tuo tifo per chi è? La tua previsione per chi è? Io tifo tantissimo di Luca. Mi ci rivedo un po', perché la grinta che ha nell'affrontare la cosa, le gare è estrema, quindi tanta grinta ci vuole anche nel mio sport, tanta fatica, e quindi mi rivedo in questo, ecco. Ma Michele, avevi deciso di... voglia di tornare sugli sci, e questo è fondamentale per poi affrontare la fatica e i duri allenamenti che poi portano alle gare. E quindi
questo è stato fondamentale, è stata dura ritrovarla e ora che l'ho ritrovata speriamo di non perderla e di arrivare fino a Vancouver per dimostrare qualcosa di più. In bocca al lupo Mariana, ma di salite se ne intende anche Marco De Gasperi, che non a caso è campione del mondo di corsa in montagna, 6 volte, una da juniores, 12 chilometri di salite e discese. Marco De Gasperi, bisogna essere anche un po' fuori dalla norma come testa, direi, perché i corridori intanto c'è qualche cosa che è particolare in voi specialisti. Ma grazie del complimento innanzitutto e soprattutto l'ospitalità qua allo studio. C'è un parallelismo tra il ciclismo e la corsa in montagna, perché entrambe le specialità si svolgono in percorsi di salita e hanno anche la discesa, quindi io sono uno specialista soprattutto della discesa. Bisogna essere un po' pazzi, ma soprattutto una buona dose di allenamento, perché è fondamentale per affrontare certi tracciati. Bisogna essere anche abbastanza esili, abbastanza asciutti soprattutto. Quanto pesi? Io peso 53 kg e sono alto 1,70, sì, sono abbastanza longilineo, però comunque abbiamo anche atleti che raggiungono pesi maggiori, ma l'importante è il rapporto peso-potenza nel nostro sport. Mariana Longa si rivede in Di Luca, tu in chi ti rivedi? Io tifo anch'io Di Luca per il successo finale, ma oggi pronosticherei per la tappa Simoni, perché mi è capitato nelle nostre gare di avere delle crisi come quelle capitate a lui ieri, crisi di freddo che non ti consentono di reagire e di poter esprimerti al meglio. Oggi sicuramente potrà recuperare e vedo lui come favorito per la tappa. Sentiamo Dauro Bulbarelli se l'andamento della corsa può confermare questa previsione riguardo Simoni. Difficile fare una previsione di questo tipo. Solo il fatto che abbia mandato in avanscoperta prima Ochoa e poi Bertolini dovrebbe essere un segnale ottimistico, positivo per Gilberto Simoni. Di qui a dire che vincerà la tappa mi sembra azzardato. Tra poco la strada si restringerà, erano in 5, sono rimasti in 2 con Julio Alberto Perez Guapio. C'è Yevgeny Petrov, il russo della Tinkoff. Lo scorso anno 7° in classifica generale, quest'anno non è nella stessa condizione di forma. Oggi però per il momento sta andando molto bene. Adesso i corridori stanno affrontando questa prima parte di Passo Gavia, di la strada che porta verso il Passo Gavia. È il tratto un pochino meno difficile. Dopo, come hai detto tu, Auro, la strada si restringe ed è molto molto più difficile. A te, Andrea. Soltanto, intanto è venuto a trovarci anche il sindaco di Tirano, Pietro Del Simone. Gli organizzatori delle due tappe, Sondrio Locarno e Rovetta Tirano, hanno realizzato questo bellissimo bronzo patinato, opera dello scultore Luigi Oldani. Non starà a guardare, tantomeno Di Luca. Quando scatterà l'attacco decisivo, a tuo avviso? Io penso che lo scatto decisivo ci sarà sul Mortirolo. Qui adesso darà una bella scremata il passo del Gavia, l'attacco decisivo sul Mortirolo. Penso che Gilberto abbia un vantaggio dal momento che è uscito fuori dalla classifica, quindi il gruppo dei forti, soprattutto Contador, gli potrebbe concedere un po' di libertà. Ma qui oggi c'è in palio anche la maglia rosa, perché se Ricco prende un abbono, o i 20 secondi, o i 12, o gli 8 secondi, diventa oggi maglia rosa qui a Tirano, e questo sarebbe ancora un grande colpo per il Giro d'Italia. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio i nostri ospiti, vi ricordo che la diretta della corsa si potrà seguire dalle 14.50 su Rai 3 dopo le edizioni regionali e nazionali dei telegiornali, ma linea ad Auro Bulbarelli. Sì, un minuto per riassumere quello che è successo in questi primi 95 chilometri. Non va dimenticato che una volta in cima al Passo Gavia di chilometri ne mancheranno 117. Si sta formando un terzetto al comando: Julio Alberto Perez Guapio, José Ruano e Yevgeny Petrov. Il loro vantaggio sul gruppo che si sta scremando, è nell'ordine dei 50 secondi. Per adesso non ci sono reazioni degli uomini di classifica, d'altronde questi tre battistrada non sono pericolosi in chiave maglia rosa. Attendiamoci qualcosa da lontano da parte di Gilberto Simoni, ma va ribadito, di qui a dire che oggi Simoni abbia già vinto la tappa ce ne corre. Davide. Non è facile, anzi è molto molto difficile, ma comunque sarà una tappa da non perdere, perché sul Mortirolo, come ha detto Gigi Sgarbozza, se ne vedranno delle belle. Bene, ci risentiremo tra un'ora circa, sia su Rai Sport più canale digitale, che su Rai Sport satellite, che sulla terza rete Rai. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Quarantuno.
21 corridori in gara del Passo Gavia, la cima più alta di questo Giro d'Italia, la cima Coppi, 2618 metri. In fuga c'è il messicano Perez Quapio, lo vedete inquadrato col numero 65, che ha 25 secondi di vantaggio sul venezuelano Ruano, e il gruppo della Maglia Rosa è in ritardo di 1 minuto e 48. Naturalmente i corridori dopo il Passo Gavia avranno un altro importante, possiamo dire quasi ostacolo da superare, cioè il Passo del Mortirolo, considerata la montagna più impegnativa di questo Giro d'Italia. Ed è sul Passo del Mortirolo che sicuramente si deciderà il verdetto finale del Giro d'Italia. Per Riccò e Di Luca è l'ultima occasione per attaccare Contador. Allora ascoltiamo cosa hanno detto questa mattina ad Alessandra De Stefano. Oggi o si vince o si perde. Questo è quello che è successo sul Gavia. Subito dopo Ponte di Legno, Bagar tra gli uomini del gruppo si avvantaggiano in 6, ma Julio Alberto Perez Quapio, non appena la strada comincia a salire, rimane solo, stacca Ruano e Petrov. È una delle salite più lunghe, la più alta del Giro d'Italia, cima Coppi. Dopo pochi chilometri Perez Quapio rimane solo, all'inseguimento Ruano, esce dal gruppo anche Fortunato Bagliani, compagno di squadra di Perez. Gli ultimi 10 chilometri sono i più difficili, dietro la Maglia Rosa cerca di controllare la situazione, non ci sono scatti da parte degli uomini di classifica, scatti che invece arrivano dalle seconde linee, anche Vegelius, compagno di squadra di Pellizzotti. Perez Quapio è 92esimo in classifica generale, a 2 ore abbondanti dalla Maglia Rosa, quindi non fa paura, un Perez Quapio che strada facendo ha ritrovato la condizione. Il suo grande difetto qual è di Perez Quapio? Che non sempre fa la vita del corridore, d'inverno si diverte, va a letto tardi, va a ballare, e chiaramente queste non sono caratteristiche adatte per chi vuol fare sport ad alto livello, ma lui di doti naturali ne ha da vendere. In questi 3100 chilometri si è allenato come si deve, è la seconda volta che tenta una fuga e sul Gavia ha dato letteralmente spettacolo. Tra poco vedremo le immagini dello scollinamento. Immagini suggestive, stupende, 2620 metri d'altitudine, la cima Coppi del Giro, una dedica speciale al patron per antonomasia, Vincenzo Toriani. Cima Coppi, come sempre accade, per il campionissimo quando si tocca la vetta più alta, quella del Passo Gavia in questa occasione, che divide le province di Brescia con quella di Sondrio. Eccolo qua, Perez Quapio. Qui è intorno ai 1.008, ma vedrete che tra poco lo scenario cambierà completamente. Cambierà completamente, ancora tanta neve a bordo strada, la temperatura è di 5 gradi, fortunatamente non piove, strada umida perché le piogge ci sono state e anche abbondanti nelle ore precedenti. Fortunatamente però oggi le cose per il momento vanno molto bene. I corridori avevano timore, si sono anche parlottati nel tratto in pianura, avevano timore del freddo, avevano timore della pioggia, invece come vedete tutto tranquillo, anche se la temperatura, come vi dicevo, è molto molto bassa. Il gruppo si è inevitabilmente scremato lungo questi 19 chilometri di salita, un'ascesa che presentava pendenze anche del 16%, con una pendenza media dell'8%, ma basta dire Gavia per entrare in un mondo leggendario. Il primo a scalare il Gavia fu Imerio Massignan, se dovesse essere all'ascolto, tanti saluti, un caro abbraccio a Imerio Massignan di Altavilla Vicentina, perché è stato uno dei migliori scalatori della storia del ciclismo, era soprannominato Gamba Secca. Riusciva a staccare, e ce l'ha fatta in più di un'occasione, Charlie Gaul, come avvenne quel giorno nel 1960. Purtroppo Massignan forò 3 volte prima del traguardo e dovette accontentarsi della seconda posizione. Intanto vedete con le nostre telecamere la gente ad attendere il Giro d'Italia. Il tentativo di fuga di Perez Quapio, siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Ricordiamo che il Gran Premio della Montagna è posto a 117 chilometri dal traguardo, quindi è ancora molto lontano. Alle spalle di Perez Quapio erano usciti Fortunato Bagliani e un gregario di Alberto Contador, ovvero Colom, ma a metà salita la notizia che potrebbe condizionare questa tappa per Alberto Contador, ovvero il ritiro di Andreas Klöden,
che ieri è stato fondamentale nel tratto dal Vivione alla Resolana. Un ritiro a sorpresa, non ci aspettavamo che Cloden abbandonasse durante questa tappa. Nel frattempo vedete che Pere Squapio, proprio dopo il traguardo del campione della montagna, si è fermato per mettere la mantellina. Tutto questo intorno alle ore 14:25, quindi sono immagini di mezz'ora fa. Pere Squapio in cima al Gavia perde quei 30-40 secondi, ma è troppo importante coprirsi, proteggersi per affrontare questa lunga discesa verso Bormio. Alle spalle di Pere Squapio transitano a 1:18 Colome Baliani, a 1:50 Ruano, a 1:52 Petrov, gruppo Maglia Rosa a 4:50. Ma poi, come ci racconterà Francesco Pancani, la situazione in discesa è cambiata. Ecco intanto i passaggi, vi abbiamo detto, della Cima Coppi, della montagna più alta del Giro d'Italia. La prima volta fu nel 1965, lo Stelvio, dove si impose Graziano Battistini. Ecco il transito del gruppo che aveva, ribadiamo, quasi 5 minuti di ritardo da Julio Alberto Pérez Squapio. Colleghiamoci con Francesco Pancani, ancora non è possibile, qui siamo a Tirano. Intanto Radio Corsa ci informa che i battistrada, sì, perché sono diventati tre, ovvero Colome e Baliani hanno raggiunto Pérez Squapio nel tratto di discesa verso Santa Caterina Valfurba, dunque tre al comando e sono a pochi chilometri dal traguardo volante di Bormio. A lei, dottor Fagnani. Sì, in realtà è avvenuto adesso il transito dal traguardo volante Expo Milano 2015 di Bormio. Nell'ordine, nel gruppetto dei tre uomini al comando, sono transitati Perez, Baliani e Colom. Si è formato questo terzetto proprio a Santa Caterina Valfurva, quando Perez, che era da solo al comando, è stato raggiunto da Baliani e Colom. Quindi siamo a 90 chilometri dal traguardo. Tantissima gente qui a Tirano. A Santa Caterina Valfurva c'è stato il ricongiungimento tra Perez Quapio e la coppia che era al suo inseguimento, quella formata da Coloma, gregario della maglia rosa Contador, e da Fortunato Baliani, compagno di squadra di Perez Quapio. I tre hanno già passato Bormio, più indietro Petrov, ancora più indietro prima del gruppo della maglia rosa, un terzetto composto da Ruiano, Cardenas e Vegelius. Lo hai già detto, Auro, tremenda la salita del Gavia, tremenda però anche la discesa, almeno nella prima parte, freddo, temperatura di poco superiore agli 0 gradi, nubi bassi a limitare la visibilità e un muro di neve a sinistra, a destra il vuoto, tante curve, possiamo dire, senza gara alta a rendere tutto ancora impressionante e impressivo. Secondi, in quinta posizione Cardenas insieme a Vegelius, che è transitato in sesta posizione con un ritardo di 3 minuti e 12 secondi. Stiamo attendendo al traguardo volante di Bormio il transito del gruppo della maglia rosa. Bormio, che ha ospitato per 2 volte le edizioni dei campionati del mondo di sci alpino nel 1985, nel 2005, che è stata una delle tappe più difficili della storia del Giro d'Italia. Loro ruota Coloma, che non ha dato un cambio neppure in salita a Fortunato Baliani, però lo spagnolo è stato sempre davanti invece nella discesa giù dalla Gavia, dove in pratica Perez Quapio si è fermato per aspettare il suo compagno di squadra, aveva avuto indicazioni precise dalla ammiraglia, e adesso i tre sono davanti, abbiamo sentito, con un vantaggio di circa 2 minuti e mezzo nei confronti di Petrov. Vi stavo dicendo in precedenza la bellezza della salita ma anche della discesa del Gavia. Dopo aver seguito la scesa di Perez Quapio ci siamo fermati con Massimo Valeri per aspettare gli altri corridori, e spento il motore della nostra moto ci siamo davvero anche noi immersi nel silenzio della grande montagna, interrotto solo di tanto in tanto da
dallo sfregolio, diciamo, delle ruote delle bici sull'asfalto bagnato al passaggio dei corridori. Qualcosa di veramente molto molto bello ed emozionante. Adesso è terminata la prima parte della discesa, almeno per i tre uomini al comando, sempre con Baliani e Perez Quappia davanti alla loro ruota. Colom, il gregario di Contador, la maglia rosa, voi. No, all'imbocco della Presolana. Perché? Perché dalla cima del Mortirolo mancheranno 49 chilometri e dopo la lunga discesa i 15 chilometri che portano alla Prica sono importantissimi, fondamentali. Perché? Perché la salita è pedalabile, possono salire 30 all'ora e lì avere un compagno di squadra potrebbe essere determinante, fondamentale. E quindi Contador, nell'eventualità che si staccasse o comunque se riuscirà a stare con gli altri corridori più forti, avere un compagno con lui sarà, come dicevo prima, determinante. E quindi Colom probabilmente, se riuscirà ad imboccare il Mortirolo con qualche minuto, potrebbe attendere in cima o in fondo alla discesa Alberto Contador. Pancani, a te la linea. Intanto mi comunica Radio Corsa che alle spalle dei tre battistrada, ovvero Perez, Baliani e Colom, si è formato un quartetto con Petrov, Cardenas, Vegelius e Ruano. Hanno un distacco di, li vediamo dall'elicottero, hanno un distacco di circa 3 minuti e mezzo. Gruppo Maglia Rosa a 5.40. A te, Francesco. Grazie Auro, si è abbastanza stabilizzata almeno in questa fase della corsa la situazione al comando. A vantaggio di Contador, che poi è arrivato a vincere il Tour in quel di Parigi. Parigi dove si sono incontrati, questa è una divagazione calcistica, Moratti e Mourinho, come oggi abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport. Pancani, a te. Allora vi posso dare tutto, dunque a 4 minuti e 50 dai battistrada c'è il gruppo della Maglia Rosa, sempre tirato dagli uomini di qui Giovanni Androni, il gruppo della Maglia Rosa che è composto da una quarantina di corridori. A voi. Andiamo in cabina di regia, Silvio Martinello con Ivana Vaccari, nostra redazione, Nazareno Balani, nostro regista. Silvio, allora, la solita fuga, solita non tanto perché Perez Quappio ha fatto la voce grossa sul Gavia, adesso sono in tre, hanno perso negli ultimi 10 chilometri una trentina di secondi, ma visto quanto abbiamo vissuto in queste tre settimane, mai dire mai. E Danilo Di Luca, perché chiaramente se fanno tirare le loro squadre un motivo ci sarà. Naturalmente con obiettivi diversi, Simoni quello di rifarsi dopo la debacle di ieri causata, come abbiamo sentito, probabilmente da una crisi di fame, che insomma anche questo è abbastanza paradossale per un corridore dell'esperienza di Gilberto Simoni, e Danilo Di Luca che, vista la condizione che è riuscito a raggiungere proprio in questa parte finale del giro, chiaramente vorrà giocare tutte le carte a disposizione e tentare il tutto per tutto. Abbiamo visto Ricò incollato alla ruota di Contador e ci sono tutte le premesse per assistere ad una scalata molto spettacolare del Passo del Mortirolo. Questa è la zona, una delle più colpite dall'alluvione, Sant'Antonio Morignone, San Bartolomeo di Castellaz, la chiesa di questa zona. Donato Baliani, Antonio Colom, questi è un primo, ma non vorrei sminuire la storia di questo paese solamente con una specialità. Qui ci sono tracce, incisioni rupestri risalenti al 2000 avanti Cristo, adesso raccolto in un parco, il parco delle incisioni rupestri. Questa è la chiesa di San Giuseppe. Grosio era dal 1350 feudo della famiglia dei Venosta ed ebbe rapporti con la Repubblica di Venezia. I collegamenti avvenivano proprio attraverso il passo del Mortirolo, quindi da oltre 500 anni viene valicato il Mortirolo, caro Davide. Al Giro d'Italia invece siamo arrivati un po' dopo, negli anni 90, 1990, da Mazzo di Valtellina. Dove si trovano adesso Perez Quappio, Baliani e Antonio Colom. Mazzo di Valtellina, la provincia è quella di Sondrio, l'altitudine è 560 metri. Siamo ai piedi del Passo del Mortirolo, è un piccolo paese di 1000 abitanti, diventato celebre, non ce ne vogliano i locali, proprio grazie al Giro d'Italia.
probabilmente nessuno avrebbe, o in pochi avrebbero saputo dell'esistenza di Mazzo in Vantellina se non ci fosse stato il Mortirolo e se da qui non fossero state scritte pagine memorabili di ciclismo. È una salita che tutti quanti hanno il sogno di fare, quanti cicloturisti partono da casa propria e vengono a scalare il Mortirolo. Oggi questa montagna è dedicata a Marco Pantani, che nel 94 staccò tutti quanti. E c'è anche un monumento a 3-4 chilometri dalla vetta, sì. In prossimità di un tornante verso sinistra, una scultura apposta su un costone della montagna. Perez Quapio si stacca da Colom e Baliani. Sta pagando caro questo sforzo profuso sul Gavia. Dunque due uomini al comando. Fortunato Baliani, corridore umbro, e Antonio Colom. Fortunato Baliani in classifica generale non è messo malissimo, è quindicesimo a 18 minuti dalla maglia rosa, mentre Colom è più indietro, è 36esimo, ma ha fatto il gregario per tutto il giro. Primo chilometro del Mortirolo, già in crisi Puglio, Alberto Perez Quapio, Silvio. Sì, effettivamente aveva speso già molto, l'avevo visto impegnarsi anche molto in un tratto in discesa e in pianura. È chiaro, insomma, che l'uomo che hanno deciso di lanciare è Baliani, ma che sarà lì quasi sicuramente per fare da appoggio a Emanuele Sella, che presumibilmente sarà anche lui uno che tenterà qualcosa sul Mortirolo. Quindi assisteremo certamente a una grande prova anche oggi dei CSF Navigare, che potrebbero diventare a questo punto determinanti dopo il Mortirolo, in aiuto a chi sarà con loro, in qualche modo per agevolare, in un intento di interessi, qualche uomo di classifica che magari può avere staccato la maglia rosa. Anche oggi rapporti agilissimi, molto corti per affrontare questa salita. Quasi tutti gli atleti di classifica montano al posto del 39, un 36 come moltiplica piccola, 53 come moltiplica grande. I rapporti invece vanno dall'11 al 26. Quindi corridori come Di Luca e lo stesso Riccardo Ricò, come rapporto più agile, hanno una 36-26. Francesco, anche il gruppo è a Mazzo in Valtellina. Esatto, anche il gruppo è entrato adesso a Mazzo in Valtellina, dunque sta per cominciare la salita del Mortirolo. 3 minuti e 20 il vantaggio di Baliani e Colon nei confronti del gruppo al momento in cui comincia la salita del Mortirolo. Per coloro che si dilettano nel conteggiare il tempo del gruppo, tra un po' ci sarà una curva sulla sinistra e lì comincerà esattamente il Mortirolo, dove sono stati sempre cronometrati i corridori. Quindi tra un po' c'è ancora un tratto pianeggiante. E la poi discussione è aperta ormai da anni su quale sia la salita più dura quantomeno d'Europa. In lizza lo Zoncolan, poi l'Angliru in... Ecco, questo, scusami Auro, questo è il punto dove comincia il Mortirolo. L'Angliru in Spagna, nelle Asturie, oppure il Mortirolo. 12 km 8, pendenza media del 10%, pendenza massima del 18%. Stanno pedalando gli atleti da 5 ore esatte. E adesso vedremo. I primi 2 o 3 chilometri sono sì duri, ma rispetto a quello che ci sarà a metà è roba da ridere. Poi dal quarto chilometro fino alla meno 3, lì le pendenze sono veramente proibitive. Ruslan Ivanov, Ochoa, Spezialetti, questi i primi tre. Aspettiamoci qualcosa da parte di Gilberto Simoni, altrimenti non avrebbe già da diversi chilometri schierato buona parte della squadra per recuperare lo svantaggio dalla testa della corsa e per rendere dura la corsa agli avversari. È uno che non si arrende mai, Gilberto Simoni. Simoni che anche nel 2006 andò all'attacco con Ivan Basso, l'arrivo era alla Aprica, vittoria di Ivan Basso, mentre qui adesso in coda al gruppo dei più forti si sta per staccare il campione del mondo Paolo Bettini.
Ora ha buttato via la borraccia, si trova in sesta, settima posizione. A te Francesco. Sì, io mi trovo in coda alla prima parte del gruppo dove c'è il campione del mondo Paolo Bettini. Abbiamo visto più avanti Alberto Contador, quasi in rampa di lancio, se ci passate l'espressione, Emanuele Sella, mentre Danilo Di Luca era sempre scortato, almeno in questa prima fase della salita del Mortirolo, da Gabriele Bosisio. Sta perdendo contatto Bettini. Hai fatto azzerare il contachilometri, Francesco, in modo che tu ci possa dare esattamente la posizione del gruppo. Ivanov era partito un po' troppo veloce e adesso ha rallentato un attimo. Ivanov che sta lavorando per Gilberto Simoni, che si trova in seconda posizione. Riccardo Riccò con la maglia bianca subito dietro. Tutt'altra pedalata Gilberto Simoni rispetto a ieri. Sulla Presolana era sempre in coda al gruppetto, Silvio. Sì, in effetti era strana la posizione di ieri, abbiamo capito che insomma ha avuto qualche problema, il freddo, la fame, sicuramente non si è alimentato al meglio, tutt'altro corridore oggi Gilberto Simoni. Purtroppo per lui ormai è lontano dai giochi, però è sempre un uomo che in una giornata come oggi, affrontare corridori che devono affrontare una salita impegnativa come quella di oggi, mentre si stacca o fa fatica, insomma, o tenta di gestirsi Paolo Savoldelli, potrebbe diventare determinante. Infatti alla ruota di Simoni non a caso c'è Riccardo Riccò, che ha capito che Simoni oggi può essere un corridore, un grande alleato, perché sicuramente tenterà qualcosa e Riccò dovrebbe essere bravo a seguirlo. Quanti ricordi legati a Paolo Savoldelli? Era quel giugno del 99 quando ci fu l'esclusione di Marco Pantani. Savoldelli era secondo in classifica generale, gli dissero devi mettere la maglia rosa, lui non la mise. Io seguì passo passo Savoldelli sul Mortirolo, perse 4 minuti su questa salita, poi si lanciò in discesa, alla fine arrivò secondo alle spalle di Ivan Gotti. Sono passati già 9 anni. Alessandro Fabretti, benvenuto, a te la linea. Grazie, buongiorno. Allora cerchiamo di risolvere i problemi tecnici, nel frattempo siamo via telefono, via cellulare, finché la linea naturalmente prende. Abbiamo intrapreso anche noi le prime rampe del Mortirolo di questa tappa meravigliosa. Già subito pronti via, si scatta qui davanti, l'andatura è veramente sostenuta e già i primi ritardi nei confronti del gruppo Maglia Rosa, si sono staccati diversi corridori, avete già detto tra gli altri Paolo Bettini, si sta sfilacciando questo plotone e cerchiamo naturalmente di andare avanti per cercare di capire chi si stia staccando e chi invece è in grandi condizioni. A voi. Ok Alessandro. Selezione da dietro per sì, adesso. Sì, per adesso sì, per i primi 4 chilometri non dovrebbe succedere niente, gli scatti potrebbero arrivare dal quarto, quinto chilometro in su. Sono tutti lì pronti, tutti gli uomini di classifica, naturalmente anche Marzio Bruseghin, il capitano della Lampre, Sella sulla sinistra, sempre sui pedali, attenzione, Sella che potrebbe essere uno dei primi a cercare la selezione. C'è anche Leigh Palmer, campione americano, compagno di squadra di Alberto Contador. Come vedete dalla grafica, rispetto a Baliani e ad Antonio Colomma, Julio Alberto Perez Quapio ha già perso un minuto. Questa, gentili telespettatori, è la testa della corsa. Baliani e Colom erano transitati sul Gavia con un ritardo di 1:20 da Perez Quapio, che era il fuggitivo sulla cima Coppe del Giro. L'hanno raggiunto a Santa Caterina Valfurba e l'hanno staccato al primo chilometro del passo del Mortirolo. Per adesso in gruppo tutto tranquillo, si fa per dire. Tutto tranquillo, si fa per dire. C'è anche Van den Broek, Ruslan Ivanov, Leigh Palmer in seconda posizione. C'è anche Ardila della Rabobank, corridore colombiano. Questo è uno dei pochi tratti facili della Mortirolo. C'è anche il campione spagnolo, Joaquin Rodriguez. Alessandro, a te. Eccoci con Charlie Vegelius che fatica. Ancora adesso, questo è un momento veramente difficile da interpretare anche per noi, per il nostro Luigi Liberi, perché veramente il cotolcino davanti è tutto completamente sfilacciato. Non è facile né per noi, né per la giuria, né per le ammiraglie risalire, perché come potete vedere anche dalle immagini la sede stradale è molto molto stretta. Intanto tra gli altri si sono staccati Gabriele Bosisio, che è stato maglia rosa per un giorno, e Vincenzo Nibali del team Liquigas. A voi.
Sempre Ruslan Ivanov, corridore moldavo, compagno di squadra di Gilberto Simoni. In seconda posizione c'è Leipheimer. Pancani, a te. E anche noi, come Alessandro Fabretti, stiamo cercando di risalire il gruppo. Avevamo già superato Vincenzo Nibali in difficoltà, in pratica dopo un chilometro e mezzo del Mortirolo. Poco più avanti anche Paolo Savoldelli, che dunque ha perso contatto dai migliori della classifica. Savoldelli, ricordiamolo, semplicemente straordinario ieri nella tappa che ha visto il suo capitano Danilo Di Luca tra i grandi protagonisti. A voi. Si è spanciato il gruppo, nel senso che si è spostato Ruslan Ivanov. Torniamo cortesemente, ecco, sul plotone principale. Vedete Riccardo Ricosta pedalando fianco a fianco alla maglia verde. Jure Golcher al comando, dietro di lui il compagno di squadra Danilo Di Luca. Alberto Contador. Ah sì, un forte gregario, ma è in fuga. Chiaramente Colom, nel caso avesse bisogno Contador, verrebbe immediatamente fatto rallentare dall'ammiraglia. Perché dalla cima mancheranno 49 chilometri ed è il tratto da Edolo fin sulla Prica che sarà determinante, quei 15 chilometri in salita. Avere un compagno di squadra potrebbe davvero risolvere le sorti del Giro d'Italia. Per Contador in questo caso. Non vedo più nelle posizioni buone Leipheimer. Era in seconda posizione il corridore americano. Questi è Vladimir Gusev, il russo, sempre della formazione Astana. Si sta sfilando Leipheimer. Lo vediamo davanti al 194, ovvero Gustav Larsson. C'è anche Karpetz con la maglia nera e rossa della Caisse d'Epargne. Silvio. Si stavo notando proprio Gusev che sta cercando in tutti i modi di rimanere attaccato al gruppetto giusto, al gruppetto del suo capitano, perché sa che è fondamentale aiutarlo proprio dopo questa salita. Lo stesso Leipheimer aveva iniziato la salita nelle prime posizioni, ora anche lui si sta sfilando. Mi aspetto che purtroppo dovranno soffrire molto, perché quando si scatenerà la bagarre saranno tra i primi probabilmente a staccarsi da questo gruppetto. Solamente 2,5 chilometri fatti, ne mancano 10. Alessandro, a te. Vedo i volti dei corridori che si stanno staccando dal gruppo, ti assicuro che sono volti emaciati dallo sforzo, dalla fatica non solo di oggi ma delle 3 settimane di gare. Sono veramente vuoti questi ragazzi. C'è Morris Fossoni che in questo momento ha perduto contatto, lui ha disputato discretamente i primi 7 giorni, ma adesso è veramente a tutta. Il gruppo maglia rosa è forte ormai di una 15ina di unità, non di più, con Ruslan Ivanov che si sta staccando e con tutti gli altri. C'è ancora Jürgen Vandenberg lì davanti insieme con loro, ma insomma non più di 15 uomini. A voi. E vedo solamente una maglia della Liquigas, quindi chiedo conferma a Francesco Pancani. Dovrebbe essersi staccato Vincenzo Nibali, c'è rimasto solo Pellizzotti nel gruppo buono. Francesco. Esatto, ti confermo, come avevamo accennato in precedenza, che dopo 1,5 chilometri in pratica dall'inizio del Mortirolo aveva perso contatto Vincenzo Nibali, così come ti ribadisco che contatto lo ha perso anche Paolo Savoldelli. A voi. Ieri 6:15, oggi il menù prevede altre 6:15. Dopo un Giro d'Italia così duro. D'altronde Radio Corsa ci aveva informato delle medie tenute nelle prime 3 ore, una media direi bassa, 35 dopo 3 ore, anche qualcosa meno, 33,9 per l'esattezza, ma il motivo era proprio derivato dal fatto che c'era preoccupazione in gruppo per le condizioni meteo sul Gavia. Quindi Bettini, che si era portato più volte alla macchina di Mauro Vegni, il direttore di corsa, per chiedere notizie. In quei frangenti nessuno era scattato e si procedeva piuttosto lentamente. Alla fine però, se vai piano all'inizio, resti di più in bicicletta, ed ecco spiegato il motivo per cui anche oggi la tappa arriverà piuttosto tardi. Sempre Jure Golcher al comando. Hanno già fatto circa i corridori del gruppo 3 chilometri.
quindi tra un chilometro e mezzo potrebbe esserci il primo attacco. Sulla sinistra Emanuele Sella, alle spalle dello sloveno Jure Golzer, il capitano della LPR Ballano, ovvero Danilo Di Luca. Vedete, Danilo Di Luca dà qualche indicazione a Jure Golzer, gli dice rallenta oppure accelera a seconda delle sensazioni che prova. Esatto, è Danilo Di Luca che adesso sta pilotando il compagno di squadra. Qui le pendenze sono intorno al 15%, è uno dei tratti più duri del Mortirolo. Vedete che Riccardo Riccò comincia a guardare in faccia gli avversari. Dopo 4 chilometri e 4 in località, c'è una chiesa, si chiama Chiesa San Matteo, lì le pendenze arriveranno al 18%, fa molta fatica l'Eipheimer, è già col rapporto più agile, forse ha montato il 25 oggi l'Eipheimer. 36, 25, forse anche il 26, si sta staccando anche il campione australiano Matthew Lloyd. Andiamo da Pancani, Francesco. È come ricordava poco fa Alessandro Fabretti, è davvero impressionante stare per qualche metro accanto a questi corridori, guardare le loro espressioni, guardare i loro occhi. Abbiamo appena superato Seal Dryers, che aveva provato ad attaccare sul Gavia, sul loro volto, sul volto di questi ragazzi. Davvero i segni di una fatica al limite, perché ci sono dei tratti del Mortirolo che sono veramente pazzeschi. Parte intanto Simoni, siamo a tre Simoni, accelerazione di Gilberto Simoni. Dopo 3,5 chilometri, Gilberto Simoni, senza nemmeno alzarsi sui pedali, non guarda in faccia, lo fa adesso. Parte Simoni e Riccò cerca di portarsi alla ruota del Trentino. E Contador manca stretto Riccò. Non aspettava altro Riccardo Riccò, si è portato prontamente nella scia di Gilberto Simoni. E adesso vedremo cosa succederà. Potrebbe continuare nell'azione Riccardo Riccò, per il momento molto molto attento anche la maglia rosa, e arriva Emanuele Sella, parte! Vedete Emanuele Sella, non ha paura di nessuno, è il Salvaneo che ha conquistato i cuori di migliaia di tifosi con le sue imprese sulle Dolomiti. E il Salvaneo anche ieri ci aveva provato verso Monte Pora, ma poi in contropiede era partito il Cobra di Formigine, che adesso sta controllando negli occhi Alberto Contador. Signori, qua sembra che stiano andando piano, ma la strada si inerpica al 15%, è una cosa pazzesca. Chiunque di noi, se non è allenato, metterebbe il piede a terra in questo tratto. È una delle salite più dure d'Italia, è una delle salite, se non la salita più dura del Giro d'Italia, parlo proprio per la pendenza e per la lunghezza, 12 km 800 metri, guardate, sempre sui pedali, quasi sempre sui pedali, corridori, pendenze costantemente intorno al 15%. Non vedo lì davanti Di Luca. Pancani, dov'è Danilo? Noi siamo rimasti più indietro insieme alla macchina della giuria, perché la strada è strettissima, una moto e una macchina insieme non riescono a passare. Intanto ti segnalo che Contador ha perso altri due compagni, perché si era già staccato in precedenza dopo 3 km e 200 metri Gusev, e adesso ha definitivamente perso contatto anche l'Eipheimer. A voi. Vediamo Danilo Di Luca di spalle. E intorno alla nona, decima posizione, davanti a lui c'è Franco Pellizzotti. Sembra piuttosto in difficoltà Danilo Di Luca, ma potrebbe essere solo un'impressione. Silvio Martinello. Sì, potrebbe essere solo un'impressione, sta procedendo anche lui in piedi sui pedali. Quello che vedo molto in difficoltà, ma d'altronde era prevedibile, è Marzio Bruseghin, che ci dà molto di spalle, d'altronde non sono assolutamente le sue salite, le sue pendenze, mentre davanti è sempre Sella che continua a girarsi per cercare di capire quali siano le condizioni degli avversari, mentre parte il campione di Spagna Rodriguez. Anche Rodriguez è un coraggioso. Qui siamo sulla testa della corsa con Antonio Colom, che ha guadagnato qualcosa su Fortunato Baliani. Joachim Rodriguez, e si porta Emanuele Sella. No, è Pozzovivo, la maglia è sempre verde, ma non è quella di Sella. Alessandro, a te. Qui non vedo bene un corridore dell'LPR Ballano in difficoltà, non si dovrebbe trattare di Danilo Di Luca, che invece mi sembra stia pedalando insieme con gli altri.
vediamo un pochino i dati, così è, non si tratta di Danilo Di Luca, si tratta di Jure Golcher. Danilo Di Luca comunque nel gruppo un pochino più avanti. Adesso insieme con Franco Pelizzotti, con Marco Bruseghin, non so se faccia parte del primo gruppo. Ma stanno faticando, Alessandro, in effetti stanno faticando sia Di Luca che Bruseghin che Pelizzotti. E con il numero 11 Tadej Valjavec, questi è Marzio Bruseghin. Adesso risaliremo con la nostra motoripresa, poi c'è Franco Pelizzotti, c'è Danilo Di Luca e là davanti Gilberto Simoni con la sorpresa, una delle tante di questo Giro d'Italia, sorpresa positiva, ovvero Jürgen van den Broek, che ha la stessa età di Riccardo Ricco, procede fianco a fianco a Gilberto Simoni, prova a riportarsi sotto Danilo Di Luca, ma ha perso una decina di metri. In affanno Danilo Di Luca, sta pagando probabilmente lo sforzo di ieri, sta cercando di salire il più regolare possibile, sta andando molto molto bene anche Denis Menchov, nonostante la bronchite è lì con i migliori. Pancani, quanti chilometri avete fatto del Mortirolo? 4 chilometri e 400 metri, siamo con il gruppettino, con Bruseghin, con Di Luca e anche con Franco Pelizzotti, altro tratto durissimo, ci sono veramente degli strappi improvvisi che fanno veramente paura. Dicevi, Auro, se uno non è allenato avrebbe già messo piede a terra salendo in bicicletta. In alcuni tratti quasi abbiamo rischiato di mettere le piede a terra anche noi con Massimo Valeri, e siamo in moto perché è veramente una salita micidiale questa del Mortirolo. Tiene bene Alberto Contador per adesso, ma ci sono altri 8 chilometri di salita. E sono... una salita micidiale, infinita. E sono quasi tutti così, solamente negli ultimi 3 chilometri le pendenze sono leggermente meno aspre. Sella continua a voltarsi indietro, Contador deve naturalmente difendersi, solamente difendersi, dovrebbe, se sta bene, attaccare Riccardo Ricco. Emanuele Sella, settimo in classifica generale. Da 10 giorni a questa parte Emanuele Sella è entrato in un altro club, nel club di coloro che un domani potrebbero anche lottare per vincere una corsa a tappe. Fino all'anno scorso era impensabile, era un cacciatore di tappe con azioni strane da lontano, molto coraggiose, ma finiva lì. Sella sta dimostrando di avere la tenuta anche per le 3 settimane. Tenuta e continuità, se riuscirà a migliorare un po' a cronometro, allora sì. Fabretti, a te. Danilo Di Luca sta cercando di rientrare insieme con Marzio Bruseghin, anzi approfittando del passo in salita di Marzio Bruseghin, vedo in grande difficoltà Franco Pelizzotti, che col capo chino veramente sta cercando di trovare tutto quel che ha ancora dentro il proprio serbatoio. Quel che è certo è che oggi non si respira aria di montagna, vi assicuro che con tutte le moto, l'odore di frizione, la benzina e il diesel, insomma anche questi poveri corridori, i polmoni non so cosa entrerà là dentro. A voi. Silvio, la differenza di pedalata tra Ricco e Contador. Ricco è sul sellino, Contador sempre sui pedali. Sempre sui pedali, mi sembra molto agile. Contador, come ci ha abituato, un corridore che sale d'agilità sui pedali, più scalatore, probabilmente Contador di Ricco. Ricco che continua per molti, per qualche centinaio di metri, l'abbiamo visto affiancato da Emanuele Sella, i due litiganti, Contador dietro, insomma, che naturalmente si godeva la situazione. Sarà determinante anche questa situazione che si è creata, questo clima che si è creato secondo me tra Sella e Ricco, perché Contador potrebbe approfittare anche di questa situazione oggi, no? Perché Ricco deve stare concentrato, perché è lì che ha la possibilità di vincere il giro. Allo stesso tempo Sella vorrà fargli pagare probabilmente le dichiarazioni un po' azzardate che ha fatto ieri. Ci sono diverse situazioni che renderanno spettacolare ancora questa tappa. Adesso hanno rallentato e di molto l'andatura, e questo ha permesso a Di Luca, Pelizzotti e Valjavec di rientrare. Gruppo principale formato da una dozzina di corridori. Andiamo ad individuarli tutti. Maglia giallo-rossa per Joachim Rodriguez. Alla sua sinistra Denis Menchov, molto buona la prova del capitano della Rabobank. Maglia nera e rossa Jürgen van den Broek, maglia rosa Contador, sulla sinistra maglia bianca miglior giovane
Riccardo Riccò, alle spalle di Riccò c'è Emanuele Sella, poi con la divisa della Lampre riparte Simoni, riparte Gilberto Simoni, e questo sembra un attacco completamente diverso rispetto al precedente. Gilberto Simoni con Riccò che non gli lascia spazio. Ex compagni di squadra, lo scorso anno alla Sunie Duvalla, c'è questo attacco breve di Gilberto Simoni, la reazione di Riccardo Riccò. Adesso vedremo se il corridore emiliano cercherà di rilanciare l'azione, molto molto pronto per il momento anche Alberto Contador. Per ora grandissima la prova di Marzio Bruseghin, che nonostante non sia uno scalatore puro, tiene, e come se tiene per adesso, Silvio. Sì, in effetti stanno tenendo, hanno approfittato di questo rallentamento del gruppo, abbiamo visto che si sono aperti, questo rallentamento ha fatto sì che potessero rientrare sia Di Luca, sia Bruseghin, sia Pellizzotti, che sembrava quello più in difficoltà, ma c'è Riccò veramente che non aspetta altro, che qualcuno gli dia là, ha già seguito un paio di volte Simoni, evidentemente considera Simoni un uomo importante per la tappa di oggi, e Sella sempre lì pronto a seguirlo, naturalmente la maglia rosa che non molla un metro, Riccò e Simoni che non appena c'è un rallentamento va davanti a scaldire il passo. Terzo tentativo per Gilberto Simoni, adesso Riccò sembra determinato ad affiancarlo e magari a rilanciare. Si marcano stretti i due capi classifica, Riccardo Riccò secondo in graduatoria e la maglia rosa. Molto bene anche Denis Menchov. Pancani, a te. Eh sì, proprio Denis Menchov insieme a Riccò e a Rodriguez sono stati molto attenti sul secondo scatto di Gilberto Simoni. Adesso la strada torna a salire e c'è di nuovo Danilo Di Luca in difficoltà, più indietro rispetto alla maglia rosa del 2007, Bruseghin e Pellizzotti, che era stato molto bravo a rifarsi sotto, ma adesso Di Luca, Valjavec, Bruseghin e Pellizzotti hanno perso contatto. Voi? Hanno perso almeno 50 metri, probabilmente sta pagando l'enorme sforzo di ieri Danilo Di Luca. Chi invece sembra inesauribile è Emanuele Sella, guardate, qualche metro di vantaggio per il Salbaneo. Fabretti, a te. E oltre a Bruseghin e Pellizzotti è ancora in difficoltà Danilo Di Luca, che cerca di trovare qualcosa ancora dentro di sé insieme con Tadej Valjavec e ancora con Marzio Bruseghin e Franco Pellizzotti. 4 chilometri al Gran Premio della Montagna per Antonio Colom, anche se questo mi sembra un rilevamento da verificare. Viene ripreso Perez Quapio. Di Luca sta faticando tantissimo, a parte che stanno faticando tutti, questo intanto è l'uomo al comando, Colomma, compagno di squadra di Alberto Contador. Ecco, questo è un allungo che potrebbe fare male, Riccardo Riccò si è portato al comando. Non si volta Riccò, va a raggiungere, a superare Emanuele Sella, prova ancora ad accelerare Riccardo Riccò, ma tiene bene per adesso Alberto Contador. Là più indietro ci sono Menchov, Pozzovivo e Joachim Rodriguez. Di nuovo Sella, si palleggiano gli scatti. Sella, poi Riccardo Riccò, adesso Simoni è un pochino più indietro. Pancani, a te. E pensare, Auro, che siamo praticamente a metà del Mortirolo, perché abbiamo percorso 6 chilometri e 300 metri dall'inizio della salita. Di Luca adesso si mantiene in coda al quartetto con Bruseghin, Pellizzotti e Valjavec, poco più avanti Van den Broek. Adesso appena possibile cercheremo di superare questi quattro uomini per andare a seguire Contador, Riccò, Simoni e quel gruppetto lì. Dovrà gestirsi più che può Danilo Di Luca. Simoni, tanta buona volontà, ma le gambe non sono più quelle di una volta. È lì a 20 metri dal gruppo dei più forti. Sta rientrando però Gilberto. Eccolo là, sta rientrando. Alessandro, a te. Io invece voglio rimanere sul gruppo di Danilo Di Luca, che adesso ha trovato un altro cliente, che è Jürgen Van den Broek. Dunque si è formato un quintetto. Danilo Di Luca sta tenendo l'ultima ruota buona di questo drappello e sta ancora una volta cercando di sfruttare il lavoro di Marzio Bruseghin, che sul passo, senza grandi strappi, potrebbe cercare comunque di recuperare qualcosa, ma fatica tantissimo Danilo.
Bruseghin è veramente un grande, guarda, un grande. È un lottatore. Non molla mai. Non sono le sue salite, ma guardate con che grinta, con che sofferenza sta cercando di mantenere quella posizione in classifica generale. È quarto, il suo sogno è quello di arrivare sul podio. Abbiamo il vantaggio di Colomba sul gruppo uomini di classifica. Si mantiene sui 2 minuti, mamma mia come sta andando forte questo Colom, che sarà spalla preziosissima per Contador. Sì, potrebbe risultare fondamentale, determinante. Riccardo Riccò dietro, vediamo Gilberto Simoni, il suo ritardo è di 10 metri, non di più. Sono rimasti in 6, Menchov, Riccò, Contador, Pozzovivo, Sella e un bravissimo Joachim Rodriguez. Il campione di Spagna, al pari di Emanuele Sella, un domani potrebbe essere uomo da gare a tappe. L'avevamo apprezzato come cacciatore di classiche, quest'anno si è aggiudicato la tappa più bella della Tirreno Adriatico, quella di Montelupone, con strappi al 20%. Ebbene, Joachim Rodriguez ha coraggio, ha bravura e ha tenuta, bisogna rendergliene merito. Sì, è uno dei corridori spagnoli più bravi. Tante volte spalla preziosa di Alejandro Valverde e siamo tornati su Riccardo Riccò. Menchov e Riccò sono per il momento i corridori più generosi, così come Sella. Menchov, se non avesse avuto quella bronchite che gli ha fatto perdere 2 minuti a Plan de Corone, sarebbe tuttora in lizza per vincere il Giro d'Italia, lui che in carriera ha vinto 2 giri di Spagna, 2 vuelta. Abita a Pamplona, lui è nato a Orella, 400 km a sud di Mosca. Pancani. Purtroppo, Auro, la giuria ci ha fermato, noi ci eravamo portati dietro proprio la macchina della giuria, dietro il gruppetto con Contador, Riccò, con Rodriguez, Menchov e Simoni, che stava però leggermente perdendo contatto, anche se si trattava davvero di 2-3 metri. Dobbiamo dire che adesso stanno recuperando però sugli uomini di testa, sugli uomini meglio di classifica, perché davanti c'è sempre Colonna, stanno recuperando il plotone con Di Luca, Van den Broek, con Pellizzotti, Valiavez, e invece è stato ripreso e staccato Perez Quapio, che era passato per primo al GPM del Passo Gavia. Restiamo sul primo piano di Riccò, come ti sembra in faccia, Davide? Ma mi sembra che stia abbastanza bene, però l'abbiamo visto prima, ce l'ha riproposto Nazareno Balani, ha guardato gli altri, si è quasi fermato per farli passare. È naturale che Alberto Contador sia lì in difesa, perché ha la cronometro dalla sua. Adesso si è portato al comando Pozzovivo, però Riccardo Riccò, se sta bene, deve assolutamente cercare di fare la differenza qui. Se sta a ruota, vuol dire che comunque anche lui deve fare i conti con le proprie gambe. Sai qual è il problema? È che una volta in cima mancheranno 50 chilometri. Se al posto di Colom ci fosse, per dire un nome, Piepoli, il vero personaggio che è mancato a Riccò, cambierebbe tutto. Perché anche se Riccò scatta e si porta su Colom, poi Colom non tira un metro, come è normale che sia. Quindi credo che questa sua titubanza, sempre che sia sorretto dalle gambe, sia determinata proprio da questo, che una volta in cima al Mortirolo ci sono 50 chilometri, sono a tanti. Farli da solo come fai? E sono tanti, tra l'altro l'Aprica è una salita, possiamo definire, facile, e quindi lì non si può fare selezione, anche perché poi dal Capriolo della Montagna mancheranno altri 16 chilometri. Adesso la situazione per il momento è tutta a vantaggio della maglia rosa. Pancani, a te. Non è un tratto durissimo questo del Mortirolo,
o meglio, cerco di spiegarmi, in fosse un'altra qualunque salita sarebbe un tratto difficilissimo, però considerando che siamo sul Mortirolo qua un po' possono tirare il fiato i corridori, anche se adesso hanno appena superato un tornante a destra con un altro strappo durissimo. Si sono aggiunte anche le macchine dell'ammiraglio a complicare un po' la situazione, poi tutte le macchine della giuria e del cambio ruota. Qua c'è un problema fondamentale sul Mortirolo. Chi si ferma davvero avrà dei grossissimi problemi a ripartire, soprattutto per quanto riguarda le macchine. Dunque speriamo di non che nessuno complichi la vita dei corridori. A voi. Appena avremo un riferimento cronometrico del distacco tra il gruppo Riccò e Contador e Di Luca ve lo daremo. E questo è il monumento a Pantani sul Mortirolo, un'opera degli architetti Michele Biz e Alessandro Broggio, realizzata da Alberto Pasqual, un monumento voluto dall'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani in collaborazione con la Bianchi. Pantani vive, Pantani per sempre. Oggi è la tappa dedicata al pirata. Alessandro, a te. Mentre Marzio Bruseghini si è lasciato alle spalle gli altri quattro, Danilo Di Luca sta faticando a tenere la ruota dell'ultimo di questo drappello, in questo tornante verso destra che poi porta l'altro tornante verso sinistra, e secondo me questo gruppo con Danilo Di Luca sta continuando a perdere anche nei confronti di Maglia Rosa. Voi. 40 secondi ci viene indicato il ritardo di Danilo Di Luca, che però sta perdendo le ruote di Bruseghin, di Simoni, di Van den Broek. Quindi oggi Danilo dovrà cercare di difendersi con i denti. Sta pagando probabilmente lo sforzo di ieri, Silvio. Sta pagando sicuramente lo sforzo di ieri, ma vedi, stavo ragionando su quanto sia strano questo giro, no? Di Luca abbiamo visto ieri in grandissima condizione, veramente ha rivoltato tutti come dei calzini, è rientrato in classifica 21 secondi dalla maglia rosa, e oggi purtroppo in difficoltà. Dobbiamo abituarci a queste situazioni e insomma i corridori ormai hanno veramente le energie dopo 3 settimane di corsa al lumicino, e chiaramente Di Luca oggi sarà una giornata difficile, dovrà solamente gestirsi e tentare di difendere la sua terza posizione in classifica, ed è per questo che Bruseghin, accortosi di ciò, sta facendo l'andatura. Bruseghin, che è quarto in classifica, chiaramente staccando Di Luca guadagnerebbe qualcosa e ha sempre dalla sua anche la cronometro di domani. Non avrà più le gambe di un tempo, come sottolineava Davide Cassani, ma ha un cuore grande. Ci riferiamo a Gilberto Simoni, che in quest'ultimo chilometro è riuscito a riportarsi sotto, non vuol mollare, sa di essere in una condizione non ottimale, ma il Mortirolo lo vuole onorare fino in fondo. Così come nel 2004, così come nel 2006. È un duraccio Givo Simoni, e anche Danilo Di Luca adesso sta attraversando un momento difficilissimo. Il Gran Premio della Montagna è ancora abbastanza lontano, il suo obiettivo è quello di stare lì nei paraggi, ma come tu hai detto, il ritardo nei confronti di Alberto Contador è nell'ordine dei 40-45 secondi. Sta perdendo però. Radio Corsa ci segnala che Colom è ai 3 chilometri dal Gran Premio della Montagna. Qui siamo su Bruseghin e Van den Broek. Eccolo qua, Antonio Colom, gregario di Alberto Contador, viene da Mallorca, è nato nel 1978. Nostro elicotterista, come sempre, un bravo per il lavoro che sta effettuando, Gianni Bugno. Gianni, la prima volta che venne affrontato il Mortirolo fu nel 1990, però dal versante opposto, quello di Monno, e il 90 per te è stato un anno d'oro. Gianni, che ricordi hai? Sicuramente bei ricordi, è stato il mio primo Giro d'Italia, ho vinto un'ottima Giro d'Italia, ma era stata la prima volta che facevamo il Mortirolo. Quando lo facevamo in discesa non pensavo che un giorno l'anno dopo l'avremmo fatto in salita. È una salita veramente dura, impegnativa, e quindi peccato che sia stata fatta così lontano dall'arrivo, sarebbe stata più decisiva, sarebbe stata più vicina. E chissà che un giorno o l'altro, visto che si è arrivati in cima alla Marmolada, gli organizzatori della Gazzetta non prevedano un traguardo proprio sulla piana del Mortirolo, là dove oggi ci saranno almeno
30.000 persone. Gianni, oggi come tempo molto meglio rispetto a ieri, puoi lavorare serenamente, si fa per dire. Sì, oggi abbiamo trovato il tempo, un tempo decente. C'è stato il Gavia che non ci ha permesso di scollinare perché c'era una nuve proprio sopra, però per meno il mortirolo riusciamo a farlo. Ok, buon lavoro a te, a Giorgio Viana. Si dissetta Antonio Colomma. Il suo vantaggio è di 1,40 sul gruppetto maglia rosa. Pancani, a te. Grazie Auro, 3 chilometri alla Gran Premio della Montagna per Pellizzotti che è con Valjavec. Stiamo recuperando sul gruppo, è rimasto da solo più indietro invece Danilo Di Luca, che lo avete sottolineato bene, oggi deve davvero stringere i denti. Più avanti rispetto alla coppia Pellizzotti-Valjavec, Bruseghin con alla sua ruota Van den Broek, grandissima salita del mortirolo per Bruseghin, ed ecco che abbiamo raggiunto il gruppetto della maglia rosa con Sella, Pozzovivo, Ricco, Rodriguez, si mantiene in ultima posizione Gilberto Simoni e poi ovviamente Contador e Ricco. A voi. Avrà perso contatto ma non è alla deriva Danilo Di Luca, sta pedalando con grinta, con esperienza, vedete ha inannellato adesso un tratto meno duro con un rapporto agilissimo. Il suo ritardo dalla maglia rosa e da Ricco è di circa 45 secondi. A te Alessandro. Grazie, stiamo cercando di risalire anche noi il gruppo, abbiamo avuto qualche problema di carattere meccanico a proposito di piedi che non devono mai toccare terra, e adesso siamo addirittura finiti nel gruppo Leipheimer Paolo Savoldelli, quindi con il nostro Luigi Radini. Speriamo di non toccare questo spettatore, bene così, e proviamo a risalire a voi, fa parte del gioco. Sigla, giro all'arrivo e poi saremo di nuovo in diretta con voi, cari telespettatori. Abbiamo appena letto un cartello, Marco scendi, c'è il mortirolo, l'anima dei tifosi, impareggiabile. Antonio Colom in fuga già dal Gavia, questo gregario di Contador ha 1 minuto e 30 di vantaggio sul drappello maglia rosa. Per adesso Contador sta tenendo molto bene a tutti gli attacchi che gli sono stati sferrati sia da Emanuele Sella che da Riccardo Ricco. Il ritardo di Danilo Di Luca, 45 secondi da Alberto Contador, 15 secondi davanti a lui ci sono Pellizzotti e Valjavec. Eccoli. Capitano della Liquigas, Franco Pellizzotti, Tadej Valjavec, campione di Slovenia che 4 anni fa proprio sul mortirolo era andato in fuga con Stefano Garzelli e con Gilberto Simoni. Oggi Gilberto Simoni va un po' meglio rispetto a ieri, anzi decisamente meglio, avrebbe voluto fare la differenza ma poi purtroppo non ce l'ha fatta. Silvio Martinello, per adesso una situazione di stallo. Assolutamente una situazione di stallo, direi fenomenale la tattica della Astana quest'oggi, ha mandato in avanscoperta Colom che sarà una spalla preziosissima per Contador negli ultimi 50 chilometri. Avete parlato di Simoni, direi un Simoni in chiaroscuro, con grande orgoglio, con grande determinazione, ha tentato immediatamente di rifarsi dopo la debacle di ieri, è lì con i migliori però non riesce a fare la differenza come avrebbe voluto. Evidentemente la crisi di ieri si fa sentire ancora. Sta pedalando tra due ali di folla Antonio Colom, ancora non è entrato nella zona transennata, tifosi anche del Falco Paolo Savoldelli, prezioso ieri per la causa di Luca, oggi purtroppo si è staccato dopo appena 2 chilometri del mortirolo. Torniamo da Pancani, a te Francesco. Tanto grazie, vedete... Auro, due ali di folla. Grazie Auro, due ali di folla anche in questo tratto del mortirolo, però ancora una volta dobbiamo raccomandare ai tifosi di non correre accanto ai corridori che già stanno durando una fatica impressionante su queste rampe e non possono pensare anche a tenere a distanza i tifosi. Poco fa
Van den Breek ha cercato di allontanare un ragazzo che gli correva, è davvero incredibile, gli correva a 2,5 centimetri, questo ragazzo è rimasto lì e allora Van den Breek non ha fatto grandi complimenti, ha tolto la mano destra dal manubrio e gli ha tirato un destro incredibile, questo ragazzo alla fine si è fermato. Bruseghin e Van den Breek, grande Bruseghin, stanno recuperando sul gruppetto di Contador. In pratica il gruppetto con la maglia rosa è lì davanti una trentina di metri, forse 40, rispetto a Bruseghin e Van den Breek. A voi. Un chilometro al GPM per questo corridore che viene da Mallorca. Signori, è uno spettacolo, è lo spettacolo del passo del Mortirolo che divide le province di Sondrio da quella di Brescia. Alessandro, a te. Forse sono anche motivi per i quali ci sono degli spettatori un pochino scalmanati, ho visto schierate 50 bottiglie di birra una accanto all'altra, beh forse se bevessero un pochino meno sarebbero anche meno fastidio ai corridori. Adesso noi abbiamo preso posizioni in classifica, anche noi nella classifica generale stiamo provando ad aggrapparci con i denti e con la forza ai migliori, ma facciamo fatica e allora ritraviamo con il nostro passo. A voi. Perfetto, Alessandro. Allora, Colom è ai 700 metri dalla vetta. Tra Colom e il gruppo Maglia Rosa c'è sempre, l'abbiamo ignorato come immagini, ma non va dimenticato, Fortunato Baliani, corridore della CSF, navigare a 1,20. C'è Riccò, c'è Simoni, c'è Denis Menchov, probabilmente l'uomo che non ci si aspettava oggi così brillante sul Mortirolo. Sì, oggi è stato davvero bravo, ha cercato di far selezione, ci è riuscito solamente in parte, per adesso sta pagando lo sforzo di ieri Danilo Di Luca, che però non è andato la deriva perché il suo ritardo è ancora nell'ordine dei 45 secondi. Davanti a lui, come avete visto in precedenza, ci sono Vagliaves e Pellizzotti, ancora più avanti Bruseghin. Pancani, a te. Uno spettacolo, Auro, uno spettacolo davvero anche per noi, usciti dalla zona alberata, dalla Bosco, all'improvviso esci appunto da questo tratto di strada e ti trovi davanti la piana del Mortirolo, un tappeto colorato, in pratica ci sono tantissime tende e due muri di persone a destra e a sinistra, stanno cercando di passare i corridori, uno spazio strettissimo anche per la loro pedalata, davvero uno spettacolo eccezionale questa salita. La grinta del killer si piega ma non si spezza, Danilo Di Luca. Lo stesso discorso oggi dicesi per Gilberto Simoni. Questi due campioni, Silvio, che vorrebbero vincere una tappa al giro, per ora non ce l'hanno fatta. Che vorrebbero vincere una tappa, che hanno dimostrato grande cuore, grande orgoglio, non sono assolutamente alla deriva. Simoni è lì che ogni tanto si stacca, poi riesce a rientrare nel gruppetto dei migliori e Di Luca è a un 45 secondi di ritardo dal gruppo della Maglia Rosa, quindi assolutamente recuperabile la situazione. Si è gestito molto bene in questi chilometri di difficoltà salendo il Mortirolo e mi aspetto che Di Luca riesca a rientrare nella discesa del Mortirolo e quindi difendere e magari tentare qualcosa negli ultimi chilometri di questa tappa. Il gruppo Maglia Rosa sta per raggiungere Fortunato Baliani, mentre ormai è in cima Antonio Colom. Davvero una prestazione straordinaria per questo atleta della Astana, l'aveva dimostrato anche ieri scortando Contador sia sul Vivione che sulla Presolana. Beh, oggi sta dando il meglio di sé Antonio Colom. Di Luca ancora non è nella zona transennata, sarà fondamentale per Di Luca cercare di agganciare Bruseghin e Van den Broek che sono una ventina di secondi davanti a lui. E sarebbe il treno giusto per cercare di rientrare. Attenzione perché dal Gran Premio della Montagna mancheranno 49 chilometri, la discesa è molto tecnica, quindi chissà, potrebbe esserci qualche attacco alla Maglia Rosa in discesa. Ieri Contador ha dimostrato di avere qualche problema, c'era la strada bagnata, oggi è un po' più facile, però chissà, potrebbe esserci un attacco in discesa. 40 secondi circa il ritardo del
gruppo maglia rosa, ecco, guardate Bruseghin e Van den Broek, perdono meno di 20 secondi. Bruseghin è stato a dir poco superlativo sul mortirolo, 20 secondi persi, vediamo a che punto è Danilo Di Luca, sembra abbia perso qualcosa in quest'ultimo tratto, Davide. In quest'ultimo tratto sì, penso che abbia perso qualcosa, stanno arrivando Vagliavez e Pellizzotti, poco più indietro, ha perso qualcosa. Ma si può ancora recuperare, Silvio. Sì, perderà 1,20, 1,25 dalla maglia rosa, forse sì. 1,5. Il problema è che è da solo, capisci? Il treno giusto sarebbe stato quello di Pellizzotti, ancora meglio. Beh, vedete questa situazione assolutamente deplorevole. Ha rischiato veramente di far cadere Danilo, che è impegnato in uno sforzo veramente importante, e questa spinta sulla spalla non ci voleva proprio, ma direi, sottolineerei, come hai fatto tu, veramente la prova superlativa di Bruseghin, che si è letteralmente superato quest'oggi negli ultimi chilometri, veramente con una progressione, è veramente a qualche decina di secondi dal gruppo della maglia rosa, quindi grande prova di Bruseghin quest'oggi, mentre vi facciamo vedere questa. Un cretino, quel signore lì è un vero cretino, sarebbe da individuare e basta, perché non è possibile dare una manata così a un corridore nel pieno dello sforzo. Ha rischiato di farlo cadere, grazie a Bellani che ce l'ha riproposto. Intanto la discesa di Colom, 40 secondi il vantaggio, mentre Di Luca perde 1,20 dal gruppo maglia rosa. 1,20 adesso per lui, l'obiettivo è quello di raggiungere Pellizzotti e Vagliavez ed eventualmente sperare di riprendere il gruppo maglia rosa. Torniamo da Pancani, Francesco. E c'è stato un problema, foratura alla ruota posteriore per Rodriguez, che dunque adesso si è aggiunto alla coppia Bruseghin-Van den Broek. Dunque adesso sono in tre all'inseguimento del gruppetto della maglia rosa, penalizzato da questo problema, da questa foratura Rodriguez. Mi piace sottolineare la grandissima prova davvero di Bruseghin. Abbiamo fatto insieme a lui gli ultimi 1500 metri, anche 2000 metri, gli ultimi due chilometri del Mortirolo, bravissimo Bruseghin, anche perché Van den Broek non gli ha mai, ma proprio mai, dato un cambio, dunque praticamente è come se fosse salito da solo nel Mortirolo e non ha perso poi tanto rispetto a Contador e agli altri uomini di classifica, e anche adesso in discesa è sempre davanti Bruseghin, fatica a tenere la sua ruota e quella di Van den Broek. Rodriguez, che evidentemente non è uno specialista delle discese. Vedete dalla grafica i passaggi sul Mortirolo, diamo la linea al professor Fagnani che ce li dice sì, nel dettaglio. È transitato in prima posizione sul Gran Premio della Montagna di Mortirolo Colomna, al comando della corsa, a 38 secondi Baliani in seconda posizione, quindi nel gruppetto maglia rosa che era immediatamente alle spalle, Sella, Riccò, Contador e Rodriguez, quindi una quindicina di secondi alle spalle la coppia Simoni-Menchov, a 1 minuto e 8 secondi Bruseghin e Van den Broek, poi la coppia Pellizzotti e Vagliavez a 1 minuto e 36 secondi, e Danilo Di Luca è transitato con un ritardo di 2 minuti e 10 secondi. Secondo me adesso Colomba cercherà di scendere in modo regolare e potrebbe essere ripreso dai corridori che lo stanno inseguendo ad una quarantina di secondi, e come abbiamo già detto dall'inizio di questa telecronaca, uomo fondamentale per Alberto Contador. Una discesa di 15 chilometri piuttosto tecnica che porterà il gruppo verso Edolo. Normalmente le tappe col Mortirolo finivano alla Prica. Quest'anno Angelo Zomegnan ha voluto aggiungere la discesa verso Tirano. Ha guadagnato 7-8 secondi Danilo Di Luca in questa prima parte di discesa, 1 minuto e 14 secondi dal gruppo maglia rosa. Per Di Luca sarà importantissimo riuscire a recuperare qualcosa, soprattutto su Van den Broek e Bruseghin. Se riuscirà in questo potrebbe anche tornare a giocarsi la tappa, Silvio, ma non sarà facile.
Non sarà facile, Bruseghin, stiamo seguendo anche la sua discesa, sta facendo molto bene, ormai è vicino al gruppo della maglia rosa, quindi diventa ancora più difficile per Danilo, perché dovrà spendere molto e la strada, anche se non è dal punto di vista altimetrico difficile come lo è stata finora, però gli ultimi 50 chilometri diventeranno pesanti, perché la fatica si farà sentire. Ricorderete proprio di Luca, che lo vediamo inquadrato lì tutto solo, concentrato nel massimo sforzo, le difficoltà che ebbe qualche anno fa proprio salendo alla Prica, colpito da crampi dopo che fece una grande scalata al Colle delle Finestre. Quindi sarà importante capire se qualcuno dei grandi protagonisti attesi non si sia in qualche modo alimentato male in questa prima parte di tappa, perché gli ultimi 50 chilometri diventano importanti a questo punto. Pancani, a te. E noi siamo sempre in discesa dietro a Bruseghin, Van den Broek e Rodriguez, che con grande cautela si mantiene una decina di metri rispetto ai due corridori che lo precedono. Mi sembra stia facendo davvero una grandissima discesa, così come aveva fatto in salita Marzio Bruseghin, che ha approfittato poco fa di un tratto diritto per alimentarsi, perché, come accennava anche adesso Silvio Martinello, particolarmente importante come i corridori si sono gestiti, come si sono alimentati e come potranno alimentarsi in quest'ultima parte della tappa. Bruseghin con incollato alla ruota Van den Broek intanto sta per raggiungere la macchina del cambio ruote, l'assistenza tecnica in corsa e dunque il gruppo con la maglia rosa. Voi. Rientrerà Marzio Bruseghin, potrebbe rientrare anche Franco Pellizzotti in questa discesa. Eccolo qua, Franco Pellizzotti alla ricerca del gruppo maglia rosa, ha staccato Vagliavez. Visto che bella curva che ha fatto Franco, capisce che o rientra in questo tratto in discesa o non rientra più. Dopo Edolo, se resti da solo ci vogliono le moto per riportarsi sotto. Invece in discesa c'è la possibilità di recuperare qualcosa sul gruppo maglia rosa, quindi sta capendo questa opportunità Franco Pellizzotti e si sta lanciando all'inseguimento. Passano Van den Broek e Bruseghin, 45 al traguardo intanto per il battistrada Antonio Colom. Stanno rientrando Marzio Bruseghin, un treno in questo tratto in discesa, incollato alla ruota avete visto Van den Broek, è subito dietro a 10 metri Joachim Rodriguez. Stanno rientrando. Pancani, a te. Adesso è una picchiata questa qua giù dal Mortirolo, perché la prima parte sì, una discesa tecnica ma non particolarmente velocissima, e invece adesso te lo ribadisco, è davvero una picchiata. Per fortuna che l'asfalto è asciutto, abbiamo trovato un po' di pioggia, asfalto bagnato, dunque soltanto subito dopo il passaggio dal Gran Premio della Montagna, adesso però asfalto asciutto, dunque un'insidia in meno per tutti. Marzio Bruseghin con Van den Broek e Rodriguez si sono riaccodati al gruppetto della maglia rosa, che è chiuso da Menchov poi, ed è rientrato anche Pellizzotti, sta rientrando anche Pellizzotti. Magari rallenta Francesco, in modo che tu possa segnalarci esattamente dove si trova Danilo Di Luca, che al passaggio sul passo del Mortirolo doveva recuperare circa 50 secondi da Bruseghin. Cerchiamo di capire se ha ancora qualche chance l'abruzzese. Sta scendendo con sicurezza Colom, secondo me sta aspettando proprio il capitano Alberto Contador, ed eccolo qui Pellizzotti ormai in scia al gruppo degli uomini di classifica. Già superato il paese di Monno, ormai chilometri una decina verso Edolo, o stanno per arrivare a Monno. Esatto. Discesa molto lunga, poi Edolo e lì comincerà la Prica, una salita di 15 chilometri. Ho avuto come l'impressione che Colom abbia affrontato questo tratto senza forzare, d'altronde il suo obiettivo è quello di restare accanto a Alberto Contador. Qui siamo su Danilo Di Luca, tra poco vi daremo il distacco
del capitano LPR. A te Silvio. Sì, un peccato veramente che non sia riuscito a prendere il gruppo giusto, quello di Pellizzotti e quello di Bruseghin, perché se non riuscisse a rientrare prima di Edolo diventerebbe difficile tutto solo per lui e se spenderebbe naturalmente molte energie. Mentre vediamo Colom che ha affrontato la discesa con molta prudenza, come era giusto fare, e ora attenderà il suo capitano e sarà naturalmente determinante e fondamentale d'ora in poi in appoggio alla maglia rosa, che presumibilmente riceverà ulteriori attacchi salendo sul passo della Prica. Francesco, a te. E noi stiamo aspettando, ci siamo fermati con Massimo Valeri, bravissimo Massimo Valeri, il pilota della motocronaca, per aspettare Danilo Di Luca. Eccolo, passa proprio adesso con un ritardo di 1.18 dalla coda, possiamo chiamarla così, del gruppetto della maglia rosa. Dunque 1.18 è il ritardo di Di Luca, che però, come stavate sottolineando voi, è da solo. Dunque possiamo dire che ha perso il treno, e il treno più importante per come è andato in salita, per come ha affrontato l'inizio di questa discesa. Il treno più importante sul quale era giusto e sarebbe stato l'ideale salire era quello di Marzio Bruseghin. Ti ripeto, 1.18 il ritardo di Di Luca. In alternativa il trenino di Pellizzotti, ma credo che abbia pagato l'ultimo chilometro del Mortirolo. Era vicinissimo Danilo Di Luca, poi ha ceduto proprio in vista del campionato della montagna, il Gran sì, Premio, negli esatto. Ultimi 1000-1300 metri, lì ha perso 25-30 secondi in 1500 metri. Pellizzotti è stato lestissimo, ha affrontato una discesa che gli ha permesso di rientrare. Di Luca invece, a differenza di ieri quando andò all'attacco scendendo dal bivione, oggi non è riuscito a recuperare per il momento neanche un secondo. Eccolo il paese di Monno, questo piccolo centro della provincia di Brescia, 590 abitanti per Monno, anche Monno conosciuto per ragioni ciclistiche, anche se ha una storia antica risalente al 1340, quando il vescovo di Brescia investì alcuni comuni con dei particolari diritti: Monno, Breno, Astrio e Ossimo. Avete visto prima Colom togliere la mano dal manubrio, continua a parlare con il direttore sportivo attraverso la radio. Torniamo da Pancani. Sì, Auro, ancora un tratto con una pendenza notevole di questa discesa. Noi adesso siamo insieme a Danilo Di Luca. Ovviamente in questa fase è impossibile superare il corridore per tornare sul gruppo dei migliori. Importante però, perché Di Luca sta per essere raggiunto da un altro atleta e si tratta di Carpez. Dunque tra pochissimo non sarà più solo Di Luca, con lui Carpez. A voi. È un buon passista Carpez, però 1.15 credo che sia troppo da recuperare, anche perché davanti non hanno alcuna intenzione di rallentare. Ormai la corsa è qui e la vittoria di tappa cercheranno di giocarsela tra loro. Per adesso è una situazione favorevole ad Alberto Contador. Davide. Certamente, 1:20 il ritardo di Danilo Di Luca. Questa mattina era terzo nella generale a 21 secondi dallo spagnolo. Chiude il drappello il capitano della Liquigas, Franco Pellizzotti. Qui siamo sempre su Antonio Colom. Qui di fatto termina la discesa del Mortirolo, ma ci sarà un altro tratto facile verso Edolo. Un'alternanza di discesa e pianura. Questa è la strada che è stata percorsa ad inizio tappa per andare ad affrontare il Gavia da Ponte di Legno. Adesso la fanno in senso inverso. Vedete che ormai il vantaggio di Colom è ridotto a pochi secondi, proprio perché, come abbiamo già detto, Colom sta aspettando la maglia rosa. Continua a voltarsi indietro. Ecco, se qui si rilassano tutto tornerebbe a vantaggio di Danilo Di Luca. Per adesso non l'hanno fatto. Eccolo. Sta arrivando Carpez. A te Francesco.
Sì, ormai Carpez è davvero in scia, a Danilo Di Luca soltanto una decina di metri dividono i due. Noi stiamo seguendo proprio questa fase della corsa proprio dietro la macchina, l'ammiraglia della Astana, perché se sulla salita dominava l'odore forte di frizione bruciata, beh, adesso in discesa invece domina l'odore dei freni surriscaldati, perché è una discesa che stiamo facendo davvero a mille, i corridori, le macchine della giuria, noi con la nostra moto, e io sarei curioso di vedere come la macchina dell'Astana, alla guida c'è il direttore sportivo Alain Galopin, potrà superare Di Luca e Carpez. Vuole ovviamente Galopin portarsi sulla testa della corsa per andare a raggiungere Contador e Colom, ma in questa fase la vedo davvero dura, la vedo davvero problematica che possa superare. A voi. 1:28 il ritardo di Di Luca e Carpez. Sono tornati sulla statale che collega Monno a Edolo. Stretching per Pellizzotti. Qualche crampo alla coscia destra, sta cercando adesso di rilassare, di sciogliere la muscolatura. Ha speso tantissimo, è riuscito comunque a rientrare dopo pochi chilometri di discesa. Adesso c'è l'Aprica, come vi dicevo è una delle salite più facili, la salita più facile di oggi, ma dopo tanti chilometri al termine di un Giro d'Italia anche l'Aprica potrebbe comunque dare qualche responso, è difficile ma possibile. Arriva anche l'ammiraglia LPR con Fabio Bordonali, cercheranno almeno di riparare dal vento, sempre cercando di non infrangere il regolamento, il proprio uomo. Ma ripetiamo, non sarà semplice per Danilo Di Luca recuperare questi 85 secondi che lo dividono dagli altri uomini di classifica. Vai, ferito ma ancora non abbattuto Danilo. Silvio. Assolutamente non si arrende, l'ammiraglia gli è andata vicino per dargli le informazioni, anche per dargli un po' di sostegno morale. Ora le ammiraglie passano, dei corridori che sono davanti, deve sperare su qualche rallentamento come quello che abbiamo visto non appena è finita la discesa, 2-3 rallentamenti con l'aiuto di Carpez entrando nella scia dell'ammiraglia, potrebbe ancora sperare di riuscire a rientrare e quindi di difendere la sua posizione in classifica. Hanno avuto un attimo di rilassamento al termine della prima parte della discesa, ma adesso mi sembra che il ritmo sia di nuovo aumentato. Sta per essere raggiunto Antonio Colom, l'uomo di Contador, gran bella tappa per lui. Colom che è stato sganciato a metà salita del Gavia, è stato mandato in avant scoperta, c'era in fuga allora Perez Quapio. Colom e Bagliani hanno raggiunto Perez a Santa Caterina Valfurva e poi Colom ha staccato sia Perez che Bagliani sul Mortirolo. Questi è Domenico Pozzovivo, corridore lucano, nutrita la presenza di atleti CSF Navigare, Silvio, anche oggi. Sì, nutrita anche oggi, d'altronde hanno dimostrato in più occasioni che nelle tappe di montagna, mentre siamo a 35 dall'arrivo, sono la squadra più compatta, quella con, diciamo così, le maggiori possibilità, e anche oggi sono certo tenteranno di vincere una tappa. Di vincere la tappa, naturalmente per poterlo fare dovranno tentare, soprattutto Sella e Pozzovivo, di staccare tutti sul passo della Prica, perché altrimenti in volata ci sono molti corridori più veloci di loro. Alessandro, a te. La buona notizia per Danilo Di Luca è che sicuramente ha trovato la collaborazione di Carpez, i due si danno cambi regolari lì davanti, perché certo che la discesa l'ha fatta praticamente tutta Danilo Di Luca avanti, anche perché ha disegnato meglio le curve rispetto a quanto stesse facendo in un primo momento Carpez. Adesso è lo stesso Danilo Di Luca che, stringendo i denti, lo abbiamo visto per un momento lì davanti, nello sguardo, sta dando tutto se stesso per cercare di riportarsi ora appunto in prima posizione, ma tra poco sarà lo stesso Carpez a riportarsi davanti. Anche lui naturalmente sta cercando di riportarsi alla ruota di degli uomini di Franco Pellizzotti e di Marco Bruseghina. A voi. 35 chilometri già superati anche da Danilo Di Luca e da Vladimir Carpez. Ormai la testa della corsa in località Edolo, uno dei paesi più importanti della Val Camonica, una città di 4.400 abitanti. Questa è una fase
meno impetuosa, Silvio. Sì, una fase meno impetuosa, il momento in cui si rilassano. Ora purtroppo hanno cominciato a scattare, c'è stato qualcuno davanti che è scattato, ma di questi momenti deve approfittare Danilo, non deve assolutamente abbattersi, perdere la speranza, perdere il morale. Tra un po' vedrà la scia delle ammiraglie e deve dare il tutto per tutto, perché non può perdere assolutamente questo treno se vuole salvare Silvio, la sua terza posizione. Dimmi, Davide. Sta guadagnando Danilo Di Luca, sta guadagnando nei confronti del gruppo Maglia Rosa, 1.15 a Edolo. E vedi che lì in fondo comincia a vedere la coda dell'ammiraglia, è fondamentale questo momento, mi auguro che stia bene, che abbia, si sia alimentato bene, perché la salita della Prica gli è già stata fatale una volta, se ben ricordi. Vladimir Karpec, se avrà voglia di impegnarsi, è un compagno forte, ideale, un ottimo passista, e poi è un armadio, quindi stare a ruota di Karpec vuol dire risparmiare tante energie. Vediamo, aveva 1.28 dopo Monno al tornante, adesso un minuto e due secondi, eh, ha sì, guadagnato 25 secondi in 4 chilometri. E adesso Sella, è cominciata la salita verso il passo della Prica ed è sempre lui, Emanuele Sella, all'attacco. Questa fu la salita dove 2 anni fa Ivan Basso staccò lasciando di sasso Gilberto Simoni, una tappa poi che innescò una serie di polemiche pazzesche tra i due, scintille vere tra Ivan Basso, che andò a vincere quella tappa in maglia rosa, e Gilberto Simoni. Ci prova Sella, 30 km al traguardo per lui. 15 di salita, poi dalla Gran Premio della Montagna 11 chilometri di discesa e qualche chilometro di pianura per arrivare a Tirano. È sempre lui, Emanuele Sella. Andiamo da Francesco, a te Pancani. C'è grande traffico adesso, Auro, perché sono arrivate tutte le ammiraglie dei vari corridori. Mi sembra che stia perdendo contatto Fortunato Baliani. È cominciata la salita ed è uscito anche il sole. Ieri è stata una giornata tremenda. Oggi, a parte l'ultimo tratto sul Gavia, dobbiamo dire che davvero le condizioni meteo sono state ideali per questa grande tappa. Voi. Sono fermati alle spalle di Emanuele Sella, questo favorisce la rincorsa di Danilo Di Luca con Vladimir Karpec. Sono letteralmente fermi, vedete che adesso Colomma sta cercando di capire cosa deve fare, vedete che continua a voltarsi indietro, cerca Alberto Contador, il suo compagno di squadra, e arriva Brusechin che avrebbe tutto il vantaggio a lasciare dietro Di Luca, perché lui è quarto, Di Luca è terzo nella generale. Tira tu che tiro io, fatto sta che Sella guadagna e ha già guadagnato una quindicina di secondi. Silvio Martinello. Sì, infatti attendavamo lo scatto di Sella, è l'unica possibilità che ha per tentare di vincere la tappa, ma vedi Brusechin quanto sia motivato e quanto speri di raggiungere il podio. C'è Di Luca staccato, questo rallentamento che continuava per diverse centinaia di metri, è andato da Colomma, gli ha detto dai mettiamoci davanti che tiriamo noi due insieme. Chiaramente Brusechin è tra coloro del gruppetto della maglia rosa quello che ha tutto l'interesse che Di Luca non riesca a rientrare. Adesso la strada, anche se lievemente, ha ripreso a salire dopo Edolo, si toccherà il paese di Corteno Golgi. Camillo Golgi è stato premio Nobel per la medicina. Pubblicità. Di nuovo in diretta, cari telespettatori, subito dopo il passaggio dall'abitato di Edolo, non appena è cominciata la salita verso l'Aprica, il tentativo solitario, e non è una novità in questo Giro d'Italia, di Emanuele Sella, capitano della formazione CSF Navigare, settimo in classifica generale. Il terzo in classifica invece, Danilo Di Luca, è all'inseguimento, è andato in crisi sul passo del Mortirolo e adesso è a 50 secondi dal gruppo Maglia Rosa assieme a Vladimir Karpec. Andiamo da Fabretti, a te Alessandro. L'ultimo rilevamento cronometrico, Casereccio naturalmente è di 55 secondi, ormai sono chiari i ruoli in discesa e in salita. Danilo Di Luca invece sul passo nel tratto in pianura come questo, Karpec, il problema sarà che poi ci sarà da affrontare la Prica. È chiaro che Danilo Di Luca sta stringendo i denti, sta cercando di dare tutto quel che ancora ha, però come affronterà la fine della Prica, questo lo vedremo di qui a poco.
Cartello 30 al traguardo per Sella. A te Pancani. Sì, perché è cambiata la situazione al comando. Sella al comando, lo abbiamo detto, al suo inseguimento è scattato, aspettiamo ancora Massimo Valeri, è scattato Gilberto Simoni, che ha un ritardo di 13 secondi e poi a 40 secondi possiamo andare adesso a 40 secondi Rodriguez con un ritardo di 48 secondi il gruppetto della maglia rosa. Dunque ricordiamo Sella davanti, al suo inseguimento Simoni e poi Rodriguez. Allora passiamo, superiamo Joachim Rodriguez e andiamo a vedere Gilberto Simoni che ha l'inseguimento di Emanuele Sella. Qui siamo tornati su Di Luca e Carpez. Contadora sempre al fianco Antonio Colom. Ci sono tre della CSF, Sella in fuga, Baliani e Pozzovivo. C'è Marzio Bruseghin, c'è Franco Pellizzotti, c'è Denis Menchov, c'è Riccardo Riccò, Gilberto Simoni, Jürgen Van den Broek. Pancani a te. Si sono parlati al comando di questo gruppetto Marzio Bruseghin e Riccardo Riccò, che adesso si volta per andare a parlare con Menchov. E adesso c'è un battibecco, sembra quasi, con Alberto Contador, che riceve ora una banana dal suo compagno di squadra da Colom. Poco fa invece uno scambio di borraccia tra i due della CSF, vale a dire Baliani e Pozzovivo. Bruseghin sempre davanti a questo gruppetto, adesso al suo fianco Menchov, si è portato in terza posizione Riccò, che stava avanzando in pratica affiancato ad Alberto Contador. Ricordiamo che hanno parlottato a lungo questi tre, Bruseghin, Menchov e Riccò. Vediamo cosa succederà adesso, tratto in falso piano, ma ora la strada torna a salire. A voi. In 4 chilometri Emanuele Sella ha guadagnato 45 secondi sul gruppo maglia rosa, ma a 20 secondi lo vediamo inquadrato, c'è Gilberto Simoni. Quindi la situazione: Sella da solo al comando, Simoni a 20 secondi, Rodriguez a 35, gruppo maglia rosa 45, Di Luca a 1:45, ovvero a un minuto dalla maglia rosa. Sì, non riesce più a guadagnare, anche perché adesso ha ripreso la salita verso la Prica, una salita in alcuni tratti molto molto facile. Fa come al solito, come un vento, Emanuele Sella, lungo rapporto, cerca di riprenderlo Gilberto Simoni, adesso c'è accordo anche nel gruppo maglia rosa. Silvio. Sì, è una situazione, la situazione che si sta delineando è sempre più favorevole ad Alberto Contador, anche le scaramucce che abbiamo visto in testa al gruppo, che vi abbiamo fatto rivedere, il gruppo della maglia rosa tra Riccò e Contador e il compagno di squadra Colom, sono un chiaro segnale di quanto, insomma, di quanto nervoso sia a questo punto Riccò. Non deve cadere nelle provocazioni, deve stare lucido, perché qui bisogna anche ragionare e non si può solo andare con le gambe. Riccò è un altro uomo che ha necessità di tentare di prendere la buono, perché prendendo una buono potrebbe addirittura prendere la maglia rosa, perché il suo distacco in classifica è solo di 4 secondi. Questo naturalmente lo sanno tutti, Contador per primo, e quindi Contador ha tutto l'interesse di mandare via corridori che sono lontani in classifica, appunto come Sella, come Simoni e come Rodriguez, in modo che possano portare via la buono ad un eventuale sprint di Riccò, che tra i corridori davanti tra l'altro è anche uno dei più veloci. Quindi si sta delineando una situazione a vantaggio di Contador, a svantaggio di Riccò, a svantaggio di Bruseghin, che naturalmente vuole tirare per non far rientrare Di Luca, però in questo modo lo spagnolo sta calmo e tranquillo e ha sempre i 30 km a cronometro di domani. È già in località Cortenedolo Emanuele Sella, 15 secondi, ha guadagnato qualcosa uno scatenato Gilberto Simoni, ma torniamo da Fabretti, a te Alessandro. Di Luca continua a cercare di ritornare, ma piega, china molte volte il capo, è veramente a tutta. Danilo sta cercando di trovare le ultime forze, ma veramente sarà difficile poi affrontare la Prica. Da una parte questa strada sì è di scorrimento, ma sale sempre leggermente 1-2%, quindi in un gruppetto si può sfruttare la scia e comunque il lavoro degli altri. Se si è da soli invece col vento in faccia si soffre sicuramente di più, e quindi è il motivo per il quale evidentemente Danilo adesso sta soffrendo così tanto.
Sono stati fatali a Danilo, direi gli ultimi 1500 metri del passo del Mortirolo. Sino a quel punto era vicinissimo a Marzio Bruseghini e a Franco Pellizzotti. Sia Bruseghini che Pellizzotti sono rientrati agevolmente nella discesa verso Monno. Purtroppo Di Luca ha perso quei 30-40 secondi di troppo che adesso potrebbero condizionargli l'intero Giro d'Italia. Penso proprio che non ce la farà più a rientrare, perché prima Bruseghin e poi Menchov stanno cercando di tenerlo lì lontano. Per Bruseghin la possibilità di balzare al terzo posto della classifica generale, e anche Menchov può trarre vantaggio da questa situazione. Denis Menchov, che è sesto in graduatoria, a 2.47, quindi sono tutti presenti i capi classifica ad eccezione di Danilo Di Luca in questo drappello. Torniamo da Pancani, Francesco. E sono in 10 nel gruppetto della maglia rosa, perché è rientrato anche Valia Vezza, che adesso si porta al comando di questo plotoncino che comprende poi Menchov. Sono in quest'ordine: Valia Vezza, Ricò al secondo posto, poi dietro di lui c'è Bruseghin, Menchov, Colom, compagno di squadra di Contador che segue l'altro spagnolo di questo gruppo, Pozzovivo, Van den Broek, Baliani, e in ultima posizione di questo gruppo, che ricordiamo è composto da 10 corridori, c'è Franco Pellizzotti, che è rientrato nella discesa del Mortirolo, anzi è stato il primo a rientrare in discesa. Voi. Ha guadagnato Emanuele Sella su Gilberto Simoni 15 secondi in 2 chilometri, quindi adesso Sella ha un vantaggio che sfiora i 30 secondi su Gilberto Simoni. Marco Bellini dall'ammiraglia cerca di spronare Gibo, pensa che ricordi Silvio di questo tratto Gilberto Simoni. Infatti non ha dei bei ricordi. Io tra l'altro ero lì con la moto molto vicino e ho assistito appunto in diretta e con sensazioni, diciamo così, reali, le difficoltà di Simoni quel giorno. Oggi non è un Simoni, anche oggi è straordinario, sta lottando veramente con il cuore, con l'anima, ce la sta mettendo tutta per lasciare un segno in questo Giro d'Italia, ma è evidente che se ha molte difficoltà a rientrare su Sella, un Sella assolutamente scatenato, mentre vediamo Di Luca che si mantiene con un ritardo di un minuto dal gruppo della maglia rosa. È quello il gruppo che deve tentare di prendere. Sono Bruseghin e Menchov coloro che si sono accollati l'onere, diciamo così, di tenerlo lontano e di tenere allo stesso tempo sotto controllo anche l'attacco di Sella, che se però riuscirà a passare la brica la vedo dura e andarlo a riprendere. Sentiamo quello che ha detto Bellini a Simoni. 25 secondi, 25 secondi, 25, 25, andiamo, 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 sono fermi dietro Gibo, sono fermi, andiamo, andiamo! Che meraviglia che è il ciclismo, sai, caro Davide. Qui siamo alla fine di un Giro d'Italia, alla fine di una delle tappe più difficili, la forza non c'è più. Simoni che ha faticato come non mai per stare con i migliori, e anche l'incitamento del direttore sportivo, il sapere che dietro sono fermi e che il corridore che ti sta davanti a 25 secondi non lo vedi, ma comunque sono degli impulsi per cercare di trovare quelle energie che ormai non ci sono più. Tanto è passata la coda, l'ultimo corridore sul Mortirolo, 33 minuti il ritardo. Sta per arrivare a Corteno Golgi. Emanuele Sella è ormai a pochi chilometri dal passo della Prica. Corteno Golgi è un piccolo centro di 2000 abitanti dell'Alta Val Camonica. Camillo Golgi, cui è dedicato appunto il paese, fu premio Nobel per la medicina nel 1906, morì a Pavia nel 26. Sempre di Corteno Golgi è il filosofo Pietro Chiodi. 35 secondi il ritardo di Gilberto Simoni su Emanuele Sella. Scatenato il Salbaneo, Silvio, anche oggi. Scatenato anche oggi, non vedeva l'ora veramente che arrivasse un'altra giornata come questa, tra l'altro supportato da una grande squadra, perché anche oggi la CSF Navigare è la squadra più compatta e più numerosa dove si fa la corsa. Lì davanti ha delle concrete possibilità veramente di fare trissa a questo punto, di vincere la tappa, mentre vediamo Contador che con tranquillità può difendere la sua maglia rosa senza dover in qualche modo essere in prima persona lì a controllare la corsa insieme al suo compagno di squadra. In una fase precedente abbiamo visto Colom
a ruota di Bruseghin. Bruseghin ha dato il cambio e Colombo non ha fatto nemmeno un metro davanti al gruppo, si è spostato subito. Non hanno assolutamente interesse a tirare, perché questi tre corridori davanti, anzi due in questo momento perché è stato ripreso Rodriguez, portano via i secondi da buono che ci sono sull'arrivo di ogni tappa, naturalmente i secondi da buono che avrebbe tutto l'interesse di andare a prendere anche Riccardo Ricò. A te Pancani. Eh sì, proprio un paio di chilometri fa è stato ripreso Rodriguez, dunque i due uomini davanti, Sella, Simoni, e adesso il gruppo. Come accennava Silvio Martinello, aver ripreso Rodriguez potrebbe essere importantissimo in chiave a buoni, però adesso ci sono grandi manovre da un punto di vista tattico in questo gruppetto, che dunque adesso è formato da 11 corridori con Alberto Contador. È un continuo parlare, Contador che parla con Rodriguez, è sempre incollato al suo compagno di squadra Colom, Bruseghin che parla con Ricò, Ricò che parla con Menchov. Si mantiene, possiamo dire, se ci passate l'espressione, un po' fuori da questi giochi Franco Pellizzotti, che rimane nelle ultime posizioni di questo gruppo, adesso guidato da Ricò. A voi. Notizia ormai definitiva, Danilo Di Luca non potrà più rientrare nel gruppo maglia rosa, ha perso altri 30 secondi negli ultimi 3 chilometri, è segnalato a 1,40 dal gruppo maglia rosa, addirittura a 2,40 da Emanuele Sella, quindi scivola dalle posizioni buone della classifica. Danilo Di Luca, a te Alessandro. Il problema è che questa strada poco poco ma sale sempre, questo 1-2% continua Danilo Di Luca a dare impulso alla sua azione, soprattutto quando viene esposta la lavagna con il distacco che aumenta di volta in volta, e Danilo si appoggia a se stesso, si appoggia evidentemente a Carpet, si appoggia alle volte anche all'incitamento da parte dell'ammiraglia. Non possiamo parlare di cotta da parte di Danilo Di Luca, perché appunto sul Mortirolo effettivamente non ha perso poi così tanto, ma è stato direi più sfortunato, perché alla fine si è trovato da solo in discesa e con un solo compagno d'avventura qui in questo tratto di Falciopiano in salita. A voi. Eccolo Danilo Di Luca con Vladimir Karpets, stanno per alzare bandiera bianca, anche se non fa parte dell'istinto di Danilo Di Luca che vorrebbe lottare, e lo farà sicuramente sin sul traguardo, ma ormai il sipario sta calando in questa tappa per lui. Sono i momenti più difficili per un corridore, ti crolla il mondo addosso, sei lì, eri terzo in classifica, questa mattina sperava ancora di vincere questo Giro d'Italia, e poi la difficoltà sul Mortirolo, la rincorsa in discesa senza guadagnare niente, poi questa strada, come diceva anche Pancani, come diceva anche Fabretti, sempre in leggera salita, sei da solo con Carpes. Ormai, sai, sono irraggiungibili. Il problema qual è? Che non ce la fai proprio più e comunque devi andare avanti. Sono questi, come dicevo prima, i momenti più difficili per un corridore. Si volta Emanuele Sella, lo vediamo in alto a sinistra dello schermo. Si volta e dietro non c'è nessuno. C'è Gilberto Simoni, ma è segnalato a 38 secondi. Qui viene indicato 34. L'ultimo rilevamento parlava di 38. Gruppo Magliarosa 1,14. Gruppo Di Luca. Gruppo, sono lui e Carpez a 2,43. Emanuele Sella letteralmente scatenato, aveva annunciato il tris e potrebbe realizzarlo oggi. Silvio, ormai è a pochi chilometri dall'Aprica, laddove nel 62 si impose Adorni, nel 90 Sierra, nel 91 Chioccioli, nel 94 Pantani, poi Gotti, Eras e Ivan Basso. Questi sono i nomi dei vincitori delle tappe all'Aprica, tutte tappe dal 90 in poi che avevano al proprio interno la salita del Mortirolo. Silvio. Eccolo, lo vediamo vicino ormai allo scollinamento, al passo dell'Aprica, la sua pedalata è ancora potente, efficace, purtroppo differente a quella di Danilo Di Luca, che però non si deve abbattere. Se pensiamo a come ha preparato questo Giro d'Italia, tutte le veramente le situazioni negative che lo hanno accompagnato in questa fase di preparazione, ha dimostrato grande carattere che solo i grandi campioni hanno, ha ancora una stagione davanti per potersi togliere tante soddisfazioni e assolutamente tanti altri Giri d'Italia da correre da protagonista. Si dilata il ritardo anche di Gilberto Simoni. Come avete visto dalla grafica, 50 secondi abbondanti per
Gilberto, andava rintuzzato subito questo allungo di sella. Invece è partito un po' troppo in ritardo Gilberto Simoni, il ritardo del gruppo Magliarosa, 1 minuto e 35. Ricordiamo che Sella questa mattina in classifica generale era settimo con un ritardo di 4 minuti e 25 secondi. Tutto dipenderà da come si muoverà il drappello Magliarosa, che per adesso è sostenuto come ritmo più che altro da Bruseghin. Chiedo conferma a Pancani. Francesco. Sì, esatto. Prima, Auro, vi accennavo alle grandi manovre, al continuo parlarsi in corsa dei corridori, e in pratica sono in tre che si danno i cambi davanti, vale a dire Bruseghin su tutti, poi Ricco e Menchov. Gli altri stanno tutti fermi, a cominciare ovviamente da Alberto Contador, che ha superato indenne il Gade, ha superato indenne il Mortirolo, adesso ha anche un compagno di squadra, e dobbiamo fare i complimenti alla Stana per la tattica perfetta adottata oggi. E dunque lo spagnolo, ogni pedalata che passa, ogni metro che si mettono sotto le ruote i corridori, sembra sempre più in una botte di ferro. Vediamo, adesso mancano 3 chilometri alla Gran Premio della Montagna, sempre meno tempo e strada per inventare qualcosa. Voi sentiamo Gianni Savio. Ormai in vista della Prica, un chilometro allo scollinamento, Davide, per il Salbaneo. Questa rivelazione del 91esimo Giro d'Italia. Il ritardo di Di Luca, 3 minuti e 30 secondi da Sella. Alessandro, te. Che cuore che ha questo Emanuele Sella. Sta per transitare davanti al cartello che dice, che indica i 20 chilometri alla conclusione. Rilancia continuamente l'azione. Adesso è in sella a spingere questo rapporto, un rapporto piuttosto lungo. D'altra parte non dimentichiamo che Emanuele Sella anche sul passo non è assolutamente fermo, questa è una strada sì che sale ma leggermente, e quindi questo è suo terreno, terreno fertile, e sta continuando a rilanciare ancora una volta con la forza, con i denti, col carattere. Emanuele Sella, a voi. Chi c'è sull'ammiraglia CSF, Alessandro? Roberto Reverberi, Roberto Reverberi, che appare molto tranquillo e sereno. Se volete vi passo il telefono. No, no, chiedigli qualche sensazione, poi ce ne riferirai. Intanto Ricco, si è spostato Bruseghin, ma rimane alla ruota di Ricco, Marzio. È quasi impossibile per Gilberto Simoni rientrare su Emanuele Sella, una discesa lunga, abbastanza facile nella prima parte, ma poi c'è il bivio, gli ultimi 3500 metri della discesa verso Tirano sono i più difficili. 45 da dietro, Sigo, a tutto adesso! Possiamo capire, anche Gilberto Simoni, probabilmente sarà il suo ultimo Giro d'Italia. L'anagrafe parla chiaro, è del 1971, anche se proposte per un ingaggio anche l'anno prossimo non gli mancano, ma chiaramente si può dire che quest'anno sarebbe stato l'ultimo a disposizione per salire sul podio. Fino a ieri ci sperava ed era terzo in classifica. Un gran bel giro, poi la crisi che gli ha precluso la possibilità di salire per l'ottava volta sul podio. 1 minuto e 8 secondi il ritardo di Gilberto Simoni, mentre Emanuele Sella è sul Gran Premio della Montagna, 16 chilometri all'arrivo. Il pubblico della Prica, questa città di 4.900 abitanti, anzi meno di 4.000. Durante la stagione arrivano anche a 10.000, ma i residenti della Prica sono solamente 1.007. La provincia è quella di Sondrio e divide la Val Camonica con la Valtellina. A te, Alessandro. Tanto credo che i 4.000 siano tutti qui sul ciglio della strada ad applaudire Emanuele Sella, perché veramente l'entusiasmo che il pubblico sta ponendo nei confronti di questo corridore è veramente molto molto affascinante. Mi sono rivolto a Roberto Reverberi, direttore sportivo, che adesso continua ad incitare il suo Emanuele Sella per chiedergli se fosse stato preventivato questo attacco. Effettivamente lo era, nel senso che avrebbe dovuto lavorare inizialmente Fortunato Pagani, per poi
permettere a Emanuele Sella di sferrare l'attacco. Alla fine ha deciso di testa sua di farlo da solo, d'altra parte confermava Roberto Reverberi che interesse avrebbero dietro ad andare a riprendere Emanuele Sella staccato com'è in classifica generale. L'unico interesse del gruppo Maglia è quello invece di staccare, quello sì, Danilo Di Luca. Allora prosegue nella sua azione Emanuele Sella, terminata la salita, adesso è discesa, può rifiatare ancora una volta, spingere sui pedali. Alla Prica 1.10 il ritardo di Gilberto Simoni e sta per arrivare anche il gruppo Maglia Rosa. 1.40 circa, 1.40 circa per il gruppo Maglia Rosa. Per adesso è sotto controllo, ma non possono assolutamente guardarsi in faccia, perché se Sella dovesse guadagnare un altro minuto arriverebbe in zona podio. Sì, adesso non dovrebbe cambiare molto la situazione, perché c'è questa discesa dove il distacco dovrebbe rimanere invariato. L'analisi giustissima di Silvio Martinello, la stana per loro va benissimo così, perché ci sono gli abbuoni, 20 al primo, 12 al secondo, 8 al terzo, e se Riccardo Ricò dovesse arrivare tra i primi tre, naturalmente davanti ad Alberto Contador, andrebbe a prendere la maglia rossa. 20 km al traguardo, ormai staccatissimo Danilo Di Luca con Carpez, si dilaterà ulteriormente questo ritardo. L'ultimo rilevamento parlava di 3 minuti e mezzo per loro. Torniamo da Pancani. Sono sempre con il gruppetto della maglia rosa che ha affrontato in pratica in fila indiana la salita verso il Gran Premio della Montagna di seconda categoria della Prica, sempre tirato con cambi regolarissimi da Menchov, Bruseghin e Ricco, che poco fa, quando mancavano 600 metri al GPM, quando si è spostato per dare il cambio a Menchov, si è lasciato sfilare, ha affiancato Contador e gli ha lanciato un'occhiata come a dire accidenti, ma sei sempre qua. Adesso è cominciata la discesa anche per questo gruppetto, si è portato in ultima posizione perché ha chiesto assistenza alla propria ammiraglia Riccardo Ricò, che mentre si faceva superare dai vari corridori ne ha approfittato per scambiare qualche parola anche con Pellizzotti e con Vandenbroek, che però per il momento non mi sembra abbiano grande intenzione di collaborare. Appena cominciata la discesa c'è stato un tentativo di allungo di Rodriguez, che ha una decina di metri di vantaggio sul gruppetto, sempre guidato da Marzio Bruseghin. Giornata super per Bruseghin. A voi. Dalla corsa allo studio del processo alla tappa, Andrea Fusco, a te. Allora, la tenda del processo, aspettiamo subito dopo la conclusione di questa vincente tappa Sella e Simoni, ma ci sono anche già campioni del passato come Francesco Moser, Fiorenzo Magni e Marcello Mugnaini, che vinse questa tappa proprio nel 67, e un campione del presente come Giorgio Rocca. A te. Marcello Mugnaini, era il 10 giugno 1967, proprio a Tirano, con la divisa della Filotex, andò ad aggiudicarsi la tappa numero 21 e Gimondi sfilò la leadership e quindi la maglia rosa a Jacot, Jacques Anquetil. Marcello Mugnaini, fratello di Gabriele, attualmente massaggiatore della Liquigas. 26 secondi il vantaggio di Simoni nei confronti del gruppo maglia rosa, mentre Sella mantiene più di un minuto di margine su tutti gli altri. Signori, io non so ancora chi vincerà questo giro, perché tra Ricò e Contador veramente c'è un battito di ciglia e l'ultima cronometro è sempre problematica per tutti, ma se c'è da citare un nome come protagonista assoluto di questa manifestazione, bene, questo nome è Emanuele Sella. Silvio, sei d'accordo? Assolutamente, sono d'accordissimo, ci ha fatto vedere delle cose straordinarie ed è veramente un peccato che non abbiamo avuto la possibilità di vedere se sarebbe riuscito a fare le stesse cose pur essendo in classifica, fuori classifica da cui è uscito nella tappa di Cesena a causa delle cadute che lo hanno, non solo quella di Cesena, ma anche prima di Cesena ha avuto degli incidenti purtroppo che ne hanno limitato il rendimento. Ora sarà dura anche per Simoni resistere davanti, perché Bruseghin sta affrontando veramente questa discesa alla grande ed è facile che lo vadano a raggiungere, vedo molto più complicato e difficile
andare a raggiungere Emanuele Sella e diventa, a questo punto avrebbe due opportunità, quindi il secondo e il terzo posto Riccardo Riccò per sfilare la maglia rosa a Contador. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che anche con il terzo posto riuscirebbe a sfilare appunto la maglia rosa grazie all'abbuono. E non sarebbe male, soprattutto in vista della crono di domani, perché partire per ultimo significa avere dei riferimenti di chi ti precede. La discesa passerà da Stazzona e lì ci sarà una curva. Sì, perché a lì gomito. Curva gomito, lasceranno la statale, ci saranno questi ultimi 3,5 km, strada molto più stretta, pendenze ripide e poi gli ultimi 5 km pianeggiante. Prima Silvio parlava di Sella, beh, ha vinto il primo Gran Premio della montagna di questo Giro d'Italia nella tappa di Agrigento. Ha forato nella tappa di Pesco Costanzo quando era in fuga e alla fine arrivò terzo. Due o tre cadute nella tappa di Cesena, al termine della quale in classifica era 44esimo con ritardo di 20 minuti. È caduto nella cronometro di Urbino. È caduto nella cronometro di Urbino e poi ha fatto filotto perché ha vinto due tappe, secondo nella cronoscalata di Plan de Corones, e qui oggi conquisterà il terzo successo in questo giro. È ovvio che se fosse stato a 30 secondi da Contador probabilmente ci sarebbe stata una reazione anche oggi, però non vorrei sminuire le prestazioni fantastiche di Emanuele Sella. No, è stato un giro superlativo, davvero. Poi la grinta, la impressionante, davvero. Pancani, a te. Allora Auro, siccome giustamente state ragionando anche in prospettiva a buoni della possibilità che la gruppo della Maglia Rosa riprenda Gilberto Simoni, però devono fare attenzione, non può concedersi altre distrazioni, soprattutto Riccardo Riccò, perché da questo gruppo della Maglia Rosa è scappato Rodriguez proprio in discesa e dovrebbe avere una quindicina di secondi sul gruppetto con Contador e Riccò, gruppetto che adesso per la prima volta è guidato in questa fase in discesa da Pellizzotti, mentre Riccò si mantiene in ultima posizione, approfitta di ogni momento possibile per sciogliere i muscoli. A voi. Bene, prima della pausa pubblicitaria chiederei a Nazareno Balani una suddivisione dello schermo, perché abbiamo le nostre tre moto ripresa rispettivamente sul primo Emanuele Sella, sul secondo Gilberto Simoni, che vediamo in alto a destra, il suo ritardo è di 1,10, e su Rodriguez in basso a sinistra. Ecco, questa è la svolta di Stazzona e in basso a destra il gruppo Maglia Rosa, segnalato a quanto da Sella? 1,35. Adesso deve stare attento, soprattutto in questi 3 km e 500 metri dove le pendenze sono molto più ripide. 10 km al traguardo per Emanuele Sella. Ci fermiamo per qualche istante. Ai 10 km dal traguardo, questa è la situazione. Sella davanti a tutti, 58 secondi il ritardo di Gilberto Simoni, 1,15 quello di Rodriguez, 1,35 quello del gruppo Maglia Rosa. Bisogna però ribadire che la discesa terminerà ai 5 km dal traguardo e gli ultimi 5 km saranno pianeggianti. Pancani, a te. C'è stato un momento difficile per Riccardo Riccò, perché c'era stato un tentativo di allungo in discesa da parte di Marzio Bruseghin, alla sua ruota Valjevic e subito dietro Alberto Contador. Questi tre corridori avevano guadagnato una quindicina di metri sul resto del gruppo, che si era dunque spezzato in due parti e era rimasto nella seconda parte Riccardo Riccò, che adesso ha capito che davvero non può concedersi altre distrazioni, non può stare più in fondo ad attendere e dunque adesso è davanti anche lui, subito alle spalle di Contador. Il problema di Riccò è che non ha una grande squadra, se ci fosse stato Piepoli le cose sarebbero andate in modo diverso per il forte corridore emiliano, e adesso è costretto a subire gli attacchi degli avversari senza difendersi perché è da solo. Alessandro, a te. Ancora tutta per Emanuele Sella, 8 km alla conclusione, anche meno, 7,5 km. Devo dire che ha affrontato tutta la discesa come meglio non avrebbe potuto, sia il tratto veloce, rapido, sia quello molto più tecnico che sta affrontando in questo momento, con curve, tornanti,
l'asfalto che comunque in buone condizioni. Sapeva Emanuele Stella che poteva attaccare anche qui in discesa e lo sta facendo nel migliore dei modi. Alla ricerca dell'ennesimo piazzamento, Rodriguez è andato tante volte in fuga in queste tre settimane. Kirienka al terzo tentativo, una tappa è riuscito a vincerla. Credo che il buon Joachim anche oggi dovrà accontentarsi, se gli va bene, di un terzo posto. Penso proprio di sì. Siamo ormai in fondo alla discesa per e con Emanuele Sella. Tra un po' solamente pianura. Sempre 58 secondi il vantaggio di Sella su Simoni. È arrivato un po' lungo qua. Ma in discesa va forte, eh? Gli ho visto fare alcune pieghe motociclistiche a Emanuele. Ecco, la rivediamo. A parte che dovrebbe fare affrontare la discesa con le mani nella parte bassa del manubrio. La guidabilità ne traerebbe vantaggio. Invece tiene sempre le mani sulle manopole. 7 chilometri per Emanuele, ancora 2 di discese, poi 5 in pianura, sfiori guardrail anche Gibo Simoni. Anche lui sta rischiando l'osso del collo. Silvio. Eh sì, ha rischiato molto, ve lo facciamo rivedere perché sai, qui sono un po' tutta la lucidità, siamo ormai a fine tappa, tanta fatica, la lucidità comincia un po' a mancare, ma non vuole assolutamente farsi riprendere. È importante per lui questo tentativo di riscatto, questo colpo d'ala, questo orgoglio che dimostra questo grande campione che ha la sua ultima apparizione al Giro d'Italia, ma anche lui avrà dopo questo giro, purtroppo da cui è stato escluso dai giochi dopo la crisi di ieri, la possibilità di rifarsi magari già a Pechino, dove presumibilmente dovrebbe partecipare alla prova di mountain bike, specialità a cui si dedicherà subito dopo il Giro d'Italia. Ha guadagnato ancora qualcosa in discesa Emanuele Sella sul drappello maglia rosa, quindi metti che riesca a guadagnare un paio di minuti, si installerebbe tra la quarta e la quinta posizione. Fabretti, a te. La sensazione dunque era corretta e anche qui in questo tratto pianeggiante Emanuele Sella continua veramente a spingere sui pedali. Questo credo che sia il giro della consacrazione per questo ragazzo, non solo le due vittorie prima ma anche quella di oggi, insomma tre successi, un piazzamento onorevole in classifica generale. Tanta sfortuna negli anni scorsi, il pianto, non dimentichiamolo, di Pesco Costanzo, se non avesse forato sarebbe rimasto in classifica, anche quella carta. Insomma, veramente questo Emanuele Sella è stato uno degli uomini che maggiormente ha infiammato il Giro d'Italia, questa edizione numero 91. 6 chilometri al traguardo anche per Gilberto Simoni. Sella ormai vicino all'arco dei 5 chilometri, è già sul tratto pianeggiante, ha superato il lungo fiume Adda. Simoni ha un vantaggio di 10 secondi sul campione spagnolo Joachim Rodriguez. 5 chilometri per Sella, è il gran finale di questa tappa da Rovetta a Tirano, una frazione che ha toccato le province di Bergamo, Brescia e Sondrio. L'arrivo a Tirano, un centro di confine, una città di 9.000 abitanti. Ci troviamo in provincia di Sondrio, ma siamo a pochi chilometri dal confine con la Svizzera, là dove parte il celeberrimo treno del Bernina, quello che poi porta a St. Moritz. Abbiamo fatto partire il cronometro ai meno 5, più o meno un minuto il ritardo di Gilberto Simoni, che sta per essere ripreso da Joachim Rodriguez. Ci sono 10 secondi tra i due, mentre Colom continua a parlare con Alberto Contador. Situazione ottimale per la maglia rosa. Ci sono tre uomini davanti, quindi a questo punto Ricco potrebbe non prendere nessuna buona. Contador ci ha messo del suo tenendo bene sul mortirolo, ma l'Astana, bisogna ribadirlo, ha indovinato la tattica giusta per la tappa di oggi. Vediamo adesso, perché se rallentano Sella potrebbe addirittura insidiare la posizione in classifica di Denis Menchov e di Franco Pellizzotti, quindi è proprio Menchov che cerca di tenere alto il certo ritmo. Menchov e Bruseghin che balzerà al terzo posto della classifica generale, anche perché poi deve
come tu hai detto, difendersi dall'attacco di Emanuele Sella. Siamo sempre sui 2 minuti di margine. L'attacco di Sella portato subito dopo il paese di Edolo, là dove la strada ha cominciato ad inerpicarsi verso l'Aprica. Alessandro, a te. Avvicinato Bruno Reverberi e mi ha detto: dillo in televisione, abbiamo vinto le tappe più belle del Giro d'Italia. E non dimentichiamo naturalmente anche quella di Matteo Priamo, e se non fosse caduto Fortunato Bagliani sarebbero state 5 le vittorie della CSF Group Navigare. In questo momento Emanuele Sella sta per transitare davanti al cartello che indica almeno 3 km la conclusione, ed è in un tratto di strada con vento favorevole, quindi potrebbe ancora guadagnare qualcosina. Stanno pedalando in mezzo ai vigneti della Valtellina, c'è una grossa tradizione di ottimi vini qui nella zona valtellinese. A te Pancani. Sempre con il gruppetto della Maglia Rosa e di Ricò, che lo accennavate in precedenza, lo diceva Davide Cassani, non avrebbe dovuto innervosirsi in questa tappa, e invece proprio quello che adesso è capitato al modenese, che abbiamo visto piuttosto inquieto, non si dà pace, è andato ancora una volta in fondo al gruppo per parlare con i due della CSF, vale a dire con Pozzovivo e con Bagliani, che ovviamente però non possono tirare oggi perché hanno davanti Sella, però ricordiamo la polemica innescata ieri proprio da Ricco nei confronti di Emanuele Sella. Poi ha provato ad incitare, a chiedere ancora una volta la collaborazione di Van den Broek, che invece ha cominciato a massaggiarsi le gambe come a dire: guarda, se potessi ti darei una mano, ma proprio non ce la faccio. E allora è indispettito Ricco, probabilmente non ha creduto a questi gesti di Jürgen Van den Broek, e indispettito si è riportato davanti nel tentativo di dare qualche cambio a Bruseghin e a Menchov. A voi. Sulla sinistra il fiume Adda, mentre la lingua d'asfalto, peraltro un asfalto rimesso a nuovo, è quello dove si stanno vivendo le fasi finali di questa tappa del Giro. Inesauribile Sella, anche oggi si è sciroppato più di 30 km di fuga. Aveva messo la testa fuori dal plotoncino anche sul Mortirolo, però ha capito che lì probabilmente da solo sarebbe stata troppo dura. Ha aspettato l'Aprica, non era particolarmente controllato e ha avuto via libera, ma ci vogliono gambe e cuore per poter firmare certe imprese. Silvio. Assolutamente, le ha dimostrate tutte, sia gambe che cuore, e direi anche ciò che non aveva dimostrato invece in passato, anche un acume tattico direi notevole, ma d'altronde quando si ha questo tipo di condizione si commettono anche meno errori. Sta tenendo Gilberto Simoni, sta tenendo a 10-12 secondi Joachim Rodriguez. È ormai nell'abitato di Tirano Emanuele Sella, mentre Danilo Di Luca ai 5 km dal traguardo era segnalato con un ritardo di 5 minuti e 10 secondi. Ieri il grande sconfitto è stato Gilberto Simoni, giornata speciale per Di Luca, oggi l'esatto contrario. È rinato Gilberto, purtroppo Danilo ha accusato il colpo. Si volta, saluta, ringraziamenti per i propri direttori sportivi, e sono 3 vittorie per Sella, che va ad eguagliare Daniele Bennati. E 3 non ci crede neanche lui, diciamola tutta, era un buon corridore, più medio che buono. Emanuele Sella in questo giro è diventato ottimo. Ottimo sì, a parte che ha anche cambiato un attimo l'allenamento, un po' di agilità, il rapporto fisso in quest'inverno, si sposerà dopo il Giro d'Italia, ha trovato anche una certa tranquillità, una certa serenità, sbaglia molto meno, lui che andava sempre all'attacco in molti casi sbagliando i tempi. Beh, qui in questo Giro d'Italia ha fatto degli errori all'inizio del giro, ma poi li ha corretti alla grande. Ultimo chilometro per Gilberto Simoni, che sta difendendo con i denti la seconda piazza.
Sella sul traguardo, e bravo Emanuele, guadagnerà anche tante posizioni. Quasi 7 ore di corsa, viene subito abbracciato dal massaggiatore. 600 metri per Gilberto Simoni. Joachim Rodriguez è vicino, ma lo spagnolo non è riuscito ad agganciare Gibo Simoni. Moralmente gli assegno la vittoria a Gibo, perché è riuscito comunque a ritrovare quella grinta che lo ha contraddistinto in tutti questi anni. Il ritardo si è mantenuto nell'ordine del minuto, e poco più indietro c'è Joachim Rodriguez. Segno della croce per Gilberto Simoni. Non ci sono più abbuoni da conquistare, quindi la maglia rosa resterà sulle spalle di Alberto Contador. Terzo arriva Joachim Rodriguez. Si sfidano allo sprint Contador e Ricò. Ricò precede Contador. E poi arriva Colom. Attenzione. Caduta di Pozzovivo con Van den Broek. Van den Broek dice a Pozzovivo: ma cosa hai fatto? Il povero Domenico dice: non so cosa ho fatto, è capitato. Ricordiamo che verranno comunque classificati con lo stesso tempo di Ricco. Andiamo ad ascoltare il trionfatore di oggi con Alessandra De Stefano. Senza parole, una nuova impresa, e cosa devo dire? Ringraziare la squadra, Bagliani, e Perez, tutti quanti, Pozzovivo, l'Antonia, la Verde, tutti. Grazie, una grande vittoria, penso. Entrerò nella storia. Vai. No. Vai Alessandra, Marcia. Mentre vediamo Di Luca e Carpez dall'elicottero. Le tue parole, è stato grandissimo oggi Marcio Bruseghin. Oggi naturalmente sul Mortirolo, però sapevo di star bene. Ho cominciato gli scatti, alla fine il male minore era che andasse via Sella, che aveva ancora un po' di stacco in classifica. Speravo avere un po' di più collaborazione da corridori che dicono sempre avere una gamba monumentale, ma ti riferisci? È più che evidente. Più che evidente? No, diccelo. No, non serve. Sei sul podio? Terzo. Speriamo domani di tenermelo sto podio. Oggi ho speso, domani in teoria il mio terreno, spero di fare una buona crono. Ti riferisci a Ricò? Ti riferivi a Ricò? No. Come no, dai! Si dice fino in fondo o non si dice? No, va bene così. Diciamo che va bene così. Va bene così. Alessandra! Dimmi Auro! Secondo me domani farà una gran crono. Aspetta che ti può sentire, aspetta. Marzio! Dimmi! Complimenti di cuore. Grazie. E sono sicuro che domani farai una gran crono, perché non ti sei ancora tagliato la barba. Sì, e mi guarderò bene stasera di tagliarla. Ok, allora appuntamento col calice, eh? Non so se riuscirò a vincere con tutto quello che ho speso, però. Vabbè, ma insomma il podio per te è già un grosso trionfo, direi. Madonna, chi l'avrebbe mai detto? Complimenti ancora. Grazie. Sella è riuscito nell'impresa di superare Menchov in classifica, e quindi sarà quinto Sella, cioè stasera è quinto. Sì, è quinto, anche se dovrà difendersi dall'attacco di Menchov, molto più forte di lui a cronometro. Bruseghin già nel 2003, quando il giro si concluse con un cronometro, arrivò secondo nella prova contro il tempo conclusiva a 19 secondi da Gonča. Alessandra, tra un minuto circa avvicinerà anche Danilo Di Luca, sentiremo dalla voce dell'abruzzese quello che gli è successo sul Mortirolo. Probabilmente Di Luca è andato in apnea proprio nel finale del passo del Mortirolo, perché avevamo un rilevamento cronometrico confortante per lui, era meno di un minuto dalla maglia rosa, e poi invece è scollinato con quasi 2 minuti. Il problema è stato tutto nel finale.
Alessandra, a te. Siamo con Gilberto Simoni. Gilberto, ti abbiamo visto scattare sul Mortirolo, ti abbiamo visto poi scattare nel finale, ci credevi che potevi recuperare Sella? Ma diciamo che Sella mi ha colto di sorpresa nel momento che stavo cercando una miraglia per riprendermi un po' d'acqua e quando l'ho visto partire gli sono corso subito dietro, però Sella così è diventato subito imprendibile. Gilberto, ti è mancata la vittoria in questo giro? Non la vittoria finale, la vittoria di tappa. Ma sai, il mio giro ero messo bene fino a ieri. E ieri ho fatto un bel casino in discesa e poi a un certo punto mi sono congelato e dal casino ne sono rimasto fuori, perché diciamo che le danze in discesa le ho cominciate io. E che quando mi sono accorto di essere congelato ormai era tardi. Gilberto, a mente fredda si doveva attaccare prima Contador, non si doveva portare in quest'ultima settimana? Ma sai, tra corridori, tra capi classifiche, accordi non esistono, è pura fantasia. Grazie a voi. Dunque, Emanuele Sella ha siglato il tris, si porta al quinto posto in classifica generale, una classifica sempre comandata da Alberto Contador, al secondo posto c'è Riccardo Riccò con 4 secondi, terzo uno straordinario Marzio Bruseghin a 2 minuti, quarto Pellizzotti a 2.05, quinto Sella a 2.35, sesto Denis Menciov a 2.47, scivola in settima posizione Danilo Di Luca a 4.18. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, cari telespettatori, restate su questa rete, ci sarà il processo alla tappa con Andrea Fusco e i suoi ospiti. Anche oggi abbiamo vissuto una bellissima giornata di sport. Qui rivediamo lo sprint con caduta di Van den Broek e Pozzovivo, uno sprint che ha visto per la quarta posizione Riccò precedere Alberto Contador. Giornata favorevolissima allo spagnolo, che domani potrà evidenziare la sua superiorità a cronometro su Riccardo Riccò, quindi possiamo dire a questo punto 95% di possibilità per Contador di aggiudicarsi il giro, 5% da dividersi tra Riccò e Bruseghin. Lasciamo spazio anche a Bruseghin, lui sì che è uno specialista, ma dare 2 minuti a Contador sembra impresa praticamente impossibile. Grazie ancora per l'attenzione, linea al processo alla tappa, grazie per averci seguito. Al Giro d'Italia dopo l'Alpi di Panteago e Simoni, perché anche loro puntano a migliorare la loro classifica, mi sembra una cosa naturale. Però dall'alto della tua esperienza, Bruno, a volte bisogna anche capire che quando si è giovani ci si può far prendere la mano, soprattutto se si cerca